Buongiorno a tutte e tutti, a chi è in presenza e chi è collegato da remoto. Diamo inizio ai lavori di oggi. Oggi per la CGL di Modena è una giornata estremamente importante perché il 23 maggio sono 120 anni che è stata fondata questa Camera del Lavoro. Prima di iniziare, do il benvenuto a tutti voi, ai nostri ospiti, al sindaco di Modena Giancarlo Mustarelli che ci darà un contributo, alla dottoressa Elena, professoressa Elena Granaglia che è in collegamento ed è docente di Roma 3, e a Gad Lerner che intervisterà il nostro segretario Maurizio Landini che oggi è qua con noi a ricordare questa data per noi molto importante. Parto dal ricordare che però il 23 maggio, al di là che è la nostra data di nascita, il 23 maggio del 92, è necessario anche ricordare, visto che oggi ne ricorre il ventinovesimo, se non ho sbagliato i numeri, anniversario, la morte del giudice Falcone con la nota strage di Capaci. Oggi noi siamo qui e ricordiamo il nostro centesimo, centoventesimo anniversario e ritornare alle prime fasi della nostra storia democratica è oggi importante. Le Camere del Lavoro la, con i loro 120 anni di storia ci insegnano come la nostra organizzazione sia stata ed è importante per la crescita e lo sviluppo del nostro paese e della nostra organizzazione. La nostra presenza sul territorio ci vede attraverso il nostro insediamento, dato appunto dalle strutture delle Camere del Lavoro, luoghi nei quali ora, come allora, come ben 120 anni fa, sono luoghi nei quali si dirige e si coordina l'azione sindacale del territorio, si promuove e si gestisce la vertenzialità territoriale sui temi di interesse generale, promuoviamo e teniamo viva una qualificata iniziativa dell'organizzazione sindacale nel suo complesso, con particolare riguardo ai problemi generali dello sviluppo economico e del miglioramento delle condizioni di vita della popolazione lavoratrice. Noi quotidianamente promuoviamo forme di organizzazione per i non occupati, abbiamo strutture di rappresentanza e abbiamo anche la responsabilità degli indirizzi dell'organizzazione e del controllo del sistema delle tutele individuali nel territorio. Questo è quello che recita il nostro statuto, questo è quello che noi facciamo tutti i giorni. Noi della CGL la nostra forza la condivisione di valori siamo stati e siamo l'organizzazione che nonostante la crisi della politica continua ad essere l'organizzazione di rappresentanza più rappresentativa del paese noi siamo come recita anche qua il nostro statuto nel quale tutti ci riconosciamo L'organizzazione che dell'adesione volontaria, della piena uguaglianza dei diritti e doveri, del pieno rispetto dell'appartenenza a gruppi etnici, della nazionalità, della lingua, dell'orientamento sessuale, dell'identità di genere, di cultura e formazione politica, delle diversità professionali, sociali ed interessi, dell'essere credenti o non credenti, noi in questo ritroviamo e riconosciamo il nostro DNA. Per noi i valori della libertà personali, civili, economiche, sociali e politiche della giustizia sociale sono presupposti fondanti e fini rinunciabili di una società democratica, nonché siamo un'organizzazione che basa i propri programmi e la, la propria azione sui dettati della Costituzione della Repubblica. Ne, si impegna per dare lei piena attuazione, oltre che, e mi pare, di assoluta attualità, la pace tra i popoli è il bene supremo dell'umanità. Con questi valori e con la nostra storia siamo stati, siamo e saremo la Confederazione Generale Italiana del Lavoro, nella quale la, la capacità di rispondere ai bisogni di tutti è e resta la nostra forza. Ed insieme riusciremo a contrastare le differenze sociali. Oggi più evidenti a governare il cambiamento e a conquistare quella Carta universale dei diritti, il nuovo statuto dei lavoratori e delle lavoratrici, quale patrimonio di dignità e di libertà. Le Camere del Lavoro, badate, sono luoghi nei quali siamo presenti. Noi siamo un'organizzazione territoriale che da 120 anni è presente davvero su tutto il territorio e. In questi giorni, in questi quattro giorni, da giovedì ad oggi, abbiamo ripercorso una parte della nostra storia. Perché senza la conoscenza della storia si perde anche la memoria. Per questo, e ci tornerò anche più avanti, ieri abbiamo lanciato insieme all'Istituto Storico di Modena un portale. E altri ne avevamo già lanciati. Ne ricordo uno che abbiamo promosso il 9 gennaio. Del 2021, ma che fa riferimento al 9 gennaio del 1950. Quella è una testimonianza di quanto avvenne il 9 gennaio del 1950. È una testimonianza di un portale che vuol far vivere nella memoria atti e fatti che speriamo non abbiano mai più a ripetersi, che culminarono. Con sei morti e oltre 200 feriti in quell'occasione, sotto lo sparo e sotto gli spari delle forze dell'ordine davanti ad una serrata. Quella fu una brutta pagina di storia. Che però, per fortuna, con tanta violenza non si è più ripetuta. Ma noi ancora oggi ricordiamo. E sull'onda di quel ricordo, che consapevoli che siamo, attraversiamo una fase complessa. Nella quale la nostra società è attraversata da profonde trasformazioni e da grandi cambiamenti, questi mutamenti evidenziano le opportunità per i diversi soggetti e rendono anche palesi i rischi del venir meno di quei valori fondamentali senza i quali un Paese riesce ad una non riesce ad esprimere una volontà collettiva, perde identità, smarrisce la fiducia nel futuro. Penso sia cosa utile e importante ricordare da dove veniamo per condividere il dove andiamo. In coerenza con la scelta fatta nel lontano 1901, quando si costituì proprio il 23 maggio la Camera del Lavoro di Modena con l'adesione di 59 associazioni tra leghe di resistenza, mutue e cooperative, sotto la presidenza, che durò per poco, eh, che fu di breve durata, di Luigi Sola. Le finalità del nuovo organismo sindacale allora erano chiare: svolgere una funzione di intermediazione tra domanda e offerta di lavoro, fornire dati e indicazioni ai disoccupati per trovare loro occupazione. Un organismo economico con una caratterizzazione evidente. La CGL e le Camere del Lavoro sono punto di avvio di una storia nuova. Quella storia che ha attraversato tutto il Novecento italiano ed europeo tra due conflitti mondiali, le guerre coloniali, la dittatura fascista, la lotta di liberazione, la rinascita con il patto di Roma del sindacato, la divisione del 1948, la configurazione definitiva che ci porta fino ai giorni nostri. Il soggetto confederale che nacque dopo la scissione, è altro e più delle rappresentanze di categoria, professione, arte, mestiere e del mutualismo delle origini. Non è altro perché è diverso e non è più perché è sovordinato, ma l'identità confederale richiede inevitabilmente una ricerca permanente di valori e politiche di unità partendo dalle differenze e un'idea alta. Di autonomia comunque espressa nelle alterne fasi che hanno segnato la storia del rapporto tra partiti e sindacati. Solo un sindacato confederale, quello di ieri e quello di oggi, può tenere unite dentro di sé le ragioni dei lavoratori della terra e quelli dell'industria, quelli pubblici e quelli privati, quelli del sud e quelli del nord, gli emigranti e gli immigrati. I giovani che studiano, i disoccupati, gli anziani, i pensionati. Tutto, proprio tutto, della vita centenaria della CGL sta qui, in quella scelta fatta allora, in quell'inizio che ancora oggi ci accompagna, e quell'idea per la quale, battendoci per i nostri diritti, si pensa insieme sempre ai diritti degli altri e i diritti di tutti sono il cuore della nostra organizzazione. Le democrazie occidentali hanno ricostruito la vita civile sulle macerie del dispotismo monopartitico e stabilito un ordine costituzionale che ha predisposto una batteria di freni al potere delle maggioranze con lo scopo di garantire il diritto della scelta libera e responsabile delle persone. Molte delle libertà contro le quali oggi vediamo con orrore l'assalto non furono però godute da subito. Contemplate nella Costituzione, sono state applicate grazie alla pressione dell'impegno civile e popolare. Prima degli anni 60 e 70 non avevamo molti dei diritti che oggi sono sotto attacco. La democrazia costituzionale non è nata piena di diritti è nata piena di promesse. Non è nata per esempio con il diritto al divorzio, all'interruzione volontaria di gravidanza, alla parità di diritti e doveri tra coniugi, alle unioni civili. Quando denunciamo l'assalto a queste libertà, dobbiamo pensare che la democrazia costituzionale non ce l'ha regalata, ci ha dato l'opportunità di conquistarle. Questa riflessione ha diversi significati. Innanzitutto che i diritti non sono mai sicuri, neppure quando scritti nero su bianco nei codici. Le carte dei diritti ci danno la cornice di riferimento, la possibilità di avere un'ampia gamma di libertà riconosciute, ma in conseguenza di ciò la lotta per i diritti non si ferma con la loro conquista formale. La reazione attuale contro alcuni diritti fondamentali soprattutto quelli che riguardano alcune fasce di cittadinanza, principalmente le donne, i giovani e gli immigrati, ci lascia attonniti, ma non ci deve sorprendere, perché la scrittura di questi diritti nei codici ha aperto e non chiuso la partita dei diritti. Quindi ribadisco, la democrazia costituzionale non è nata piena di diritti civili. Ciò significa... Che ci può essere una democrazia costituzionale senza il godimento effettivo di quei diritti. Come per alcuni anni non avemmo ancora quei diritti, così oggi è possibile non averli più. Senza questa consapevolezza storica restiamo attoniti di fronte alla politica che tutti i giorni ci fa vedere come siano messi in discussione. Ma il fatto è che i diritti civili si possono perdere senza necessariamente fuoriuscire dalla democrazia costituzionale. Ed è in questo e per questo, per la nostra storia, oggi che anche questa iniziativa, che ci vede in un'iniziativa che è in parte in presenza e in parte è da remoto, come si dice oggi. Situazione che la pandemia ha messo in evidenza, ma soprattutto la pandemia ha messo in evidenza quel diritto fondamentale che è quello della salute pubblica, perché solo attraverso l'osservanza di quel diritto avremo un futuro. E sono necessari interventi oggi più che mai strutturali e riforme che proprio per la nostra storia ci devono vedere protagonisti nella proposta e nella sua capacità di realizzazione, ma soprattutto tenendo la barra dritta sul bisogno di contrattare le disuguaglianze oggi rese ancora più evidenti nella fase che stiamo attraversando combatterle, modificare la situazione ed è per questo che l'iniziativa di stamattina a conclusione della quattro giorni intensi che abbiamo ripercorso con modalità diverse noi sono quattro giorni che ricordiamo questo momento attraverso giovedì 20 giorno in cui era anche il 51esimo dello statuto dei diritti dei lavoratori Abbiamo avuto la testimonianza di tutti i segretari della Camera del Lavoro di Modena dagli anni 70, in realtà 75, ai giorni nostri. Abbiamo poi venerdì avuto ospite Susanna Camusso e fatto un'iniziativa attraverso un laboratorio che si interrogava su come le donne hanno la capacità, hanno avuto e hanno tuttora la capacità che quando si mettono insieme dal pensiero individuale ha un manufatto e ha una visione collettiva le cose possono cambiare e ieri abbiamo lanciato il portale appunto insieme all'Istituto Storico con le tre opere che sono qua rappresentate di tre studenti dell'Accademia di Belle Arti di Modena che hanno interpretato come i giovani oggi vedono il lavoro e attraverso la loro arte lo hanno esemplificato. E oggi siamo qua, siamo qua con Maurizio, con Gard Lerner, col sindaco di Modena e con la dottoressa, la professoressa Granaglia. Però per arrivare a concludere, voglio dire che noi vogliamo dare, e in questi giorni abbiamo provato a farlo, un'indicazione su come agire sulle disuguaglianze, sulla giustizia sociale e come. Ci ricorda frequentemente Maurizio negli ultimi tempi ed è l'auspicio anche per tutti noi che dobbiamo innovare per tornare alle origini. Quelle origini che ci permettono oggi di fare vivere le Camere del Lavoro, continuare ad essere la Confederazione Generale del Lavoro, operando in funzione di una maggiore partecipazione, di una maggiore inclusione aumentare la nostra rappresentanza, ma, e mi avvio davvero a concludere dicendo che se dopo 120 anni di storia non abbiamo mai cambiato nome e siamo l'organizzazione di massa più rappresentativa del paese e presente in modo capillare sul territorio, ed oltre a noi solo la Chiesa può vantare questo risultato, non solo per dire in una battuta ci sarà un perché. Penso e credo, ed è l'impegno di tutti noi, ci sia la consapevolezza diffusa che un'organizzazione generale che fa della confederalità e della capacità di proporre e contrattare, coniugando sempre la tutela individuale con quella collettiva, è l'unica organizzazione che ha una visione programmatica del futuro che consenta... Un futuro a noi, ai nostri figli, ma soprattutto che consenta alla CGL almeno altrettanti 120 anni di storia. Grazie. Ho solo cambiato posto, ma sono sempre lo stesso soggetto. Do ora la parola a al sindaco di Modena Giancarlo Mussarelli per il suo contributo alla nostra iniziativa. Intanto vi porto il mio saluto, il mio abbraccio, saluto dell'amministrazione, ringraziamenti per l'impegno per Modena che quotidianamente state portando avanti. Come ha detto Manuela, la Cigelle deve essere il sindacato del futuro. Quindi mi augurio è che questi giorni siano il passo per guardare avanti e per cercare di costruire il futuro, che valorizzino le nostre radici e lo sguardo lontano. Radici che Manuela ha ricordato, dai primi bisogni degli ultimi alla resistenza, il 9 gennaio. Ci sono delle date che fissano, il senso di appartenenza e la forza di una comunità. Naturalmente ringrazio la professoressa Granaglia, ringrazio Lerner e un saluto particolare a Maurizio Landini, lo ringrazio anche perché la sua presenza naturalmente rafforza il senso e l'impegno. I 120 anni sono una ricorrenza storica che dobbiamo celebrare non solo ricordando i risultati ottenuti dal movimento sindacale in Italia, ma anche sottolineando il contributo politico che le Camere del Lavoro hanno dato alla nascita e alla crescita del nostro Paese, e aggiungo in modo forte della nostra comunità. L'Italia del Novecento, nella seconda dopoguerra, è diventato un grande Paese, ricco, protagonista della scena europea e mondiale, grazie anche al contributo di donne e di uomini che si sono impegnati cercando di trovare le risposte forti, tutti gli altri lavoratori, accrescendo i diritti di tutti, accrescendo la nostra comunità nazionale e accrescendo i diritti anche di chi non ha mai creduto nel sindacato, ma il sindacato c'è sempre stato, anche per loro. E qui, con le scelte del dopoguerra, penso a quello che Manuela ha detto, e non lo voglio ripetere, sui temi dei diritti e delle conquiste, i servizi, la famiglia. La donna, e sulla donna c'è ancora tanto da fare, ma poi avremo modo di discuterne. Le opportunità, penso al tema della scelta dell'amministrazione di allora, insieme ai sindacati per i villaggi artigianali. Guardate, quella scelta lì fu una scelta straordinaria a livello nazionale, perché ha cambiato. Perché quei lavoratori, in parte licenziati perché erano di sinistra, erano cattivi, erano comunisti, quindi andavano buttati fuori. E quelli lì poi sono quelli che hanno preso un pezzo di terra, prima in garage, poi dopo hanno costruito l'azienda, poi hanno dato lavoro, poi sono diventati un altro pezzo straordinario del nostro, del nostro sistema, contribuendo a portare la provincia di Modena da una delle province più povere d'Italia. Anche questa cosa tutti se la dimenticano. Nel dopoguerra eravamo una delle province più povere d'Italia ad una delle province più ricche d'Europa, con una grande forza collettiva senza fare sconto al sudore, eh, ieri l'altro ho visto la ministra Lamorgese, la prima cosa che ho detto è stata questa è una comunità laboriosa ma pretenziosa, perché credo che sia corretto essere laboriosi ed essere pretenziosi e pretendere che le condizioni di sicurezza siano importanti, ma chiuderò con questo. L'altra considerazione è il tema eh, di, della forza della democrazia, oggi più che mai... Dobbiamo riaffermare che il sindacato è un elemento fondamentale della guerrazia italiana. Lo dobbiamo affermare oggi perché la crisi della rappresentanza è forte e la democrazia rappresentativa stessa è messa in discussione. Attenti. Si scavalca tutto. Il sindacato, così come gli altri soggetti collettivi organizzati, riconosciuti dalla Costituzione della nostra Repubblica, sono ancora per me fondamentali. Per provare a tenere assieme un mondo sempre più sfilacciato, con interessi sempre più polverizzati e particolari. È una fatica enorme, soprattutto in questo nuovo secolo, un mondo post-globalizzato, digitalmente interconnesso, che viaggia ad altissima velocità, spinto da capitali virtuali internazionali, comunicazioni in rete, quasi in un eterno presente, dicono alcuni sociologi. Questo è un punto da tenere fermo, democrazia direttamente connessa alla dimensione dell'umanità e dei diritti. E a fianco del tema della democrazia che ci sta a cuore, i 120 anni di lotta alle spalle bisogna valorizzarli, bisogna tenere l'attenzione sul tema della forza dei diritti. Si parte da quelli del lavoro, ma si può allargare anche a quelli delle persone della cittadinanza. Sulla cittadinanza lo riprenderò perché per me... È una sfida importante. Tenere alta l'attenzione, ma non solo in merito al fatto che non si può mai dare per scontato i diritti acquisiti, ma anche per evitare che prenda piede una strana teoria, e cioè che i diritti siano a somma algebrica. Qualcosa che se acquisito da uno toglie qualcosa all'altro. Questo non può essere. Bisogna trovare le condizioni e dare un messaggio chiaro. I diritti sono l'unica materia che può crescere in espansione senza effetti collaterali. E credo che questo sia per noi fondamentale. Attenzione, quando dico diritti, ovviamente, soprattutto in ambito pubblico, ribadisco che ci sono anche i doveri, i doveri delle persone intese come cittadini, ma quelli vengono conseguentemente applicati. Almeno a Modena è così, perché è una parte integrante del senso di comunità. A Modena c'è ancora questo senso profondo del senso del diritto, ma anche l'impegno per il dovere. Se penso allo straordinario mondo del volontariato che noi abbiamo con migliaia e migliaia di persone che ogni giorno danno qualcosa agli altri, io sono andato a salutare ieri mattina i ragazzi dell'Avis e ho detto: ma provate a pensare quest'anno drammatico del Covid. Cosa avete combinato? Avete creato più opportunità, 4.000 donazioni in più dell'anno precedente. In quest'anno, drammatico, e eh, Vuol dire che c'è qualcosa ancora di un tessuto che dobbiamo proteggere, che dobbiamo valorizzare e quindi dobbiamo cercare di rafforzare pienamente. E dopodiché, io voglio, to voglio toccare anche un altro tema che so che noi insieme siamo sensibili, il tema dell'immigrazione. Allora, siccome abbiamo il diritto al lavoro, abbiamo eh, il tema dell'immigrazione, dell sapendo quanto sia rilevante dal punto di vista politico e anche quanto sia dirompente culturalmente, io credo in modo davvero vergognoso, perché bisognerebbe ragionare su un altro terreno, che è quello dell'inclusione, ma si fa una fatica boia ogni giorno. Modena è una città accogliente, inclusiva, nel nostro comune abbiamo il 15,8% dei residenti stranieri, le imprese straniere sono il 12,9%. Allora dobbiamo lavorare per abbattere le paure, gli per cercare di sconfiggere le chiusure. Qui abbiamo creato un nuovo impianto e ricordo, sempre per tenere quelle radici, che la nostra terra dopo la guerra ha conosciuto non solo la miseria che vi ho detto e la situazione, ma di fronte a questo, e io ricordo sempre la signora Norina che io ho conosciuto, che era, una, era povera, faceva la serva, portava a casa il pane secco che gli davano e faceva la torta. La Norina, e quindi ci sono un sacco di Norine a Modena, è stata una delle persone che comunque ha accolto una bambina dalla montagna che ho conosciuto, che è diventata grande, e gli dava un pezzettino di quella torta col pane secco. Allora voglio dire, ricordo anche la straordinaria storia di bambini di Napoli ospitati dalle famiglie modenesi nell'immediato dopoguerra, c'era povertà, ma c'era una grande socialità c'era un rapporto fortissimo, noi dobbiamo, dobbiamo continuare a stare lì e prima vi ho detto cittadinanza, perché io credo che noi facciamo ancora poco sul tema della cittadinanza, forze politiche, tutti, eh? tutti noi. Io ogni anno ho deciso di dare la cittadinanza di Modena ai bambini stranieri di 10 anni. Sostanzialmente non conta niente, cioè da un punto di vista giuridico-istituzionale, ma da un punto di vista loro... Io vado a parlare con questi ragazzi che hanno cominciato anche a parlare il diretto modenese e si sentono modenesi. Allora si sentono un'appartenenza. Allora io credo che il tema di Ussoli, il tema della cittadinanza a questi bambini, debba essere affrontato con più forza. Perché noi abbiamo bisogno di farli sentire, e pensate cosa dico, non sul tema dei diritti, perché i diritti ce li hanno tutti posso andare a scuola, la sanità, ma il tema dei doveri. Cioè quando tu dai cittadinanza devi avere il dovere di rispettare le regole della Costituzione italiana. Ti senti partecipe di una comunità al 100%. E io credo che questa sia una sfida che noi facciamo poco. E ogni anno quando faccio questa piccola cosa, trovo l'entusiasmo di intere scuole. Perché anche gli altri dicono sì, ma gioca con me, sta con me. Perché non deve essere come me? E poi... Dobbiamo andare avanti, dobbiamo cercare di trovare le condizioni per tenere la forza del rapporto con gli immigrati in modo più nuovo. Noi siamo una comunità accogliente. Ho visto una dichiarazione molto brutta della Lega Lombarda dove dice: Qui non prenderemo nessun immigrato, andranno dove ci sono i sindaci, il PD. Noi non abbiamo mai rifiutato, vogliamo però delle regole chiare, perché ci deve essere un percorso di integrazione, la formazione, ci deve essere. Un percorso di inclusione e non di emarginazione. E questi sono elementi per noi estremamente, estremamente importanti. Quindi dobbiamo andare nella direzione della piena integrazione sociale. Per irrobustire il, il sostegno dello Stato ai comuni, allora c'è bisogno di un impianto legislativo moderno in un supporto pratico di gestione delle filiere dell'accoglienza e della collocazione. E quindi ripartire dal legame con i territori prima garanzia di buone relazioni, di buona crescita. Abbiamo bisogno di rafforzare la conoscenza e la formazione attraverso la scuola, l'università, 28.500 studenti. Sono cresciuti in quest'anno di pandemia le iscrizioni all'università e questo è un fatto estremamente positivo. Sono cresciute le richieste, poi da quando Draghi lo ha citato adesso, ITS, ITS Maker, no? Adesso. Ma vorrei ricordare che ITS Maker regionale abbiamo deciso con il nostro amico Colla, che la sede regionale si farà a Modena, perché si è riconosciuto che Modena è, anche adesso nelle statistiche, la provincia che spinge di più a livello di ripresa, più 35.000 occupati, ricominciamo a occupare e quindi stiamo spingendo l'Emilia Romagna, stiamo spingendo anche l'Italia. Questo è l'altro dato estremamente positivo che dobbiamo portare avanti. Dopodiché dobbiamo superare, dobbiamo superare questo tema del Covid e quindi... Il Covid, e vengo all'argomento anche più specifico, ha creato disuguaglianze, ha aumentato disuguaglianze non solo quelle economiche e quelle sociali, ma guardate, abbiamo toccato con mano quelle tecnologiche, abbiamo anche qui trovato per fortuna piccoli casi, ma ancora anche qui ragazzi che non riuscivano a fare il DAD perché non avevano le connessioni. Avevamo eh, problemi perché? perché deve cambiare l'intera visione della città perché non puoi più fare case senza una terrazza, senza un giardino, senza, senza qualcosa che faccia socializzare. Quindi ritornare a un pensiero lungo della comunità. Ma abbiamo anche scoperto qualcosa di straordinario, perché dopo la verifica che abbiamo fatto con la Fondazione del Monte, voi sapete, lo scorso, due anni fa abbiamo deciso insieme anche a voi e alla Fondazione del Monte di fare una ricerca e cambiare per ripartire, Modena nell'era Covid. E già lì, parlo del giugno 2020, con i dati fatti, abbiamo ragionato sulle disuguaglianze e abbiamo detto che quella era la priorità assoluta del nostro impegno. Quindi vorrei anche ringraziarvi perché la Cigelle partecipò a due iniziative sulla ricerca e ci ponemmo già allora i primi grandi problemi sul lavoro e sulla digitalizzazione che erano due elementi fondamentali. Già allora provammo a ragionare su quell'impianto dell'emergenza e della ripartenza che era, era l'elemento fondamentale per eh, muoverci in questi lunghi 14 mesi. Abbiamo eh, assunto un impegno e quindi riteniamo che le risposte naturalmente devono essere eh, globali. Questa roba dei vaccini eh, bisogna, che, bisogna che venga affrontata in un altro modo. Tutti devono vaccinarsi, ma tutti i cittadini del mondo hanno diritto di vaccinarsi. Anche questa storia che è il tema dei brevetti, insomma, bisogna provare a fare un salto in avanti perché i cittadini del mondo vivono nell'unica nostra terra. E poi che cosa ha insegnato il Covid? Il valore del servizio sanitario nazionale universalistico. Se di vuole anche quelli che erano tutti restii, che volevano fare eh, altri modelli, ha, hanno capito che questo è quello che ha salvato e che sta salvando. E questo universalismo è una forza enorme che deve stare dentro naturalmente i principi di equità e progressività per tutte le politiche pubbliche, ma dobbiamo andare avanti. Allora io credo anche che, insomma, se, se i ricchi ricchi possono in qualche modo insomma, sostenere anche i giovani, io credo che anche su questo bisogna alzare il tiro, perché bisogna trovare una condizione molto più robusta di eh, comunità. Quindi noi abbiamo bisogno di ragionare, abbiamo bisogno di ragionare molto, perché c'è un pezzo del lavoro che sta ai margini e noi dobbiamo rimetterlo dentro. Noi abbiamo provato questo piccolo esempio dei Rider con questo accordo. Ma era, era il, il tema era sempre la, la politica, no? di provare a mettersi lì con il sindacato a studiare qualcosa che potesse far un gancio verso il tema il riconoscimento di quel lavoro perché tu vedi un sacco di gente che gira gialla blu rossa eccetera per la città e ti domandi ma ma dove stanno ma chi li protegge chi, chi, chi li aiuta chi, chi gli dà un contratto cosa fanno lavorano tutti in nero cosa fanno già cioè, te lo domandi no come cittadino noi l'abbiamo provato ad affrontare credo che anche questo sia fondamentale le ultime due considerazioni le faccio ancora naturalmente sul lavoro e sugli investimenti perché il nostro impegno è legato ad un punto, noi dobbiamo aumentare l'attrattività della nostra comunità perché dobbiamo affrontare il tema drammatico della, della demografia e delle difficoltà. Pensate, a Modena siamo ritornati al 1918, quando c'era la guerra alla spagnola, con i dati che mi preoccupano in modo impressionante. Eh, credo che questo sia un fatto molto importante. Ho detto emergenza e ripartenza perché sono la traiettoria per cercare di rilanciare il calendario delle aperture, le assunzioni, il lavoro, il lavoro buono e trovare le condizioni anche per una grande operazione di legalità. Io sono molto preoccupato su questo terreno. E guardate, sulla legalità ognuno di noi ci ha messo la, la faccia. Dobbiamo metterci tutti la faccia sul tema della legalità. Noi dobbiamo tenere i mafiosi in galera, non in giro per le città. E dobbiamo fare uno sforzo enorme per cercare di ragionare in modo completo, per ragionare di pubblica amministrazione, per ragionare di lavoro, per ragionare di investimenti, per ragionare di strategia. E questo è per noi importante. Allora bisogna capire che solo insieme si può ripartire, bisogna trovare le condizioni per dare un ruolo agli enti locali, per cercare di dare un ruolo a, agli enti locali come abbiamo fatto con il terremoto, perché vorrei ricordare che maggio è per noi sempre un mese molto particolare, perché il 20 e il 29 sono due date del terremoto drammatico del 2012. Allora lo dico perché, e cito questo, perché allora una delle prime cose che insieme ai sindacati ci siamo posti era di evitare le infiltrazioni mafiose dentro alla ricostruzione. Parliamo di 14 miliardi, non parliamo di 200 e passa. Ma E cosa abbiamo fatto con Errani? Insieme a Errani siamo andati, abbiamo costruito, abbiamo cercato di costruire le whitelist, abbiamo creato. E guardate, non è stata burocrazia in più, è stata trasparenza e velocità. Sono due concetti diversi. Lo Stato doveva mettersi a posto perché le connessioni dovevano funzionare meglio, ma non possiamo arretrare. E allora io penso che quando ho sentito Massimo ribasso, quando ho sentito abbassare i controlli, quando ho sentito una riforma che eh, mette in discussione legalità e trasparenza, io mi sono preoccupato moltissimo per quell'esperienza che ho fatto allora. E quindi bisogna stare molto, molto attenti, perché sono lì che aspettano solo di entrare. E noi abbiamo bisogno di tenerli fuori dalla porta. Lo dico in modo molto chiaro e molto, e molto esplicito. Allora su quel terreno io penso, e le ultime due considerazioni le faccio sul tema delle risorse dello Stato, devono tenere coinvolti i sindaci. Se vogliono che quelle risorse siano spese bene, in modo trasparente e veloce, devono fare affidamento sulle autonomie locali. Perché riusciamo noi a dimostrare di realizzare le cose. Bisogna farlo perché noi siamo impegnati, abbiamo fatto un gruppo di lavoro, vogliamo progettare la rigenerazione della città, stiamo portando in Consiglio Comunale il nuovo piano urbanistico eh, generale proprio per cambiare, dopo Covid, una dinamica di eh, azione perché noi dobbiamo affrontare la transizione ecologica, la crescita, lo sviluppo sostenibile, la transizione energetica e tecnologica. Abbiamo messo, sono tutti elementi politici che abbiamo insieme concordato. Lo dico per ricordare anche il metodo e chiudo. Qui a Modena... C'è un metodo e c'è merito. Il metodo è chiaro, il patto per Modena competitiva, sostenibile e solidale che abbiamo firmato con i sindacati e con 36 associazioni datoriali e di riferimento del volontariato, eccetera, della comunità. L'abbiamo deciso insieme dove portare Modena. L'abbiamo firmato. E noi ci troviamo ogni mese per spuntare quello che abbiamo deciso insieme e se necessario cambiare, perché bisogna avere il coraggio sempre di cambiare quello che hai impostato, per rafforzare, ma lo devi fare insieme a quel tavolo. Allora sei più forte, sei più forte come comunità, sei più forte per spingere per, per il verso, anche per dare la, valore al tema del lavoro che ritorna al centro delle strategie, proprio perché abbiamo bisogno di tenere l'uomo al centro delle strategie del lavoro. Quindi io davvero vi ringrazio perché... Noi di fronte a queste eh, questioni, vi dicevo chiudo con il tema della sicurezza plurale, come ho parlato con la Ministra Lamorgese, ho detto guardate, noi possiamo portare un poliziotto per ogni cittadino se l'avessimo, ma non risolviamo il problema. Abbiamo bisogno sì di aumentare, se Dio vuole sono, abbiamo avuto una risposta positiva sull'aumento delle presenze di personale impiegatizio e di, di polizia, ma abbiamo bisogno di rafforzare il tema della qualità del lavoro, le risposte sociali, il tema della casa, perché la pandemia ha colpito anche lì, rafforzare il volontariato, ma soprattutto trovare le condizioni per dare un segnale molto chiaro, per sviluppare il senso profondo di comunità. Allora davvero vi ringrazio, avanti insieme, ripartiamo davvero dal lavoro perché la pandemia sociale ed economica guarirà solo con il lavoro. Allora l'opportunità per i giovani, il futuro, e il futuro deve continuare ad abitare a Modena, quante volte abbiamo detto questo, il futuro deve continuare ad abitare a Modena, deve abitare da noi con lo sforzo dello sguardo lungo, quindi grazie al sindacato per quello che fa e che rappresenta per la nostra città e sempre avanti costruiamo insieme il nostro futuro. Grazie del contributo di Giancarlo Mussarelli, sindaco di Modena. Poi, confidando che da remoto tutto funzioni, darei ora la parola alla professoressa Elena Granaglia, docente di Scienze delle Finanze all'Università di Roma 3 che farà un intervento che è lo stesso che dà il titolo alla nostra iniziativa di oggi, Disuguaglianze economiche e giustizia sociale, facendoci eh, un bel intervento, uno spaccato della distinzione, partendo dalla distinzione tra disuguaglianza e povertà. Buongiorno alla professoressa, se la vedrò comparire... Ah, La vedo adesso. A me è andato il monitor che vedo una spiaggia, è molto bella. però le chiedo scusa e le do immediatamente la parola. Allora, grazie, grazie mille per questo invito. E devo dire, mi spiace non essere lì a Modena, sono stata un po' pavida. Sono stata vaccinata con la prima dose da pochi giorni e ci ho avuto ancora un po' di timore. E quindi, grazie, è, è spiacente di non essere lì. Secondo punto introduttivo, è certamente difficile parlare di disuguaglianze economiche di fronte a un pubblico che ne è così consapevole come il pubblico della CGL e che le combatte quotidianamente. E quindi è consapevole che siete voi siamo in prima linea a occuparvi di disuguaglianze. Um, Ciò riconosciuto, io vorrei iniziare questo mio intervento uh, facendo riferimento a due insiemi di dati che secondo me ci dovremmo sempre portare dietro e tenere a mente, che, hanno, che, che sintetizzano in modo uh, molto diretto l'andamento delle disuguaglianze di mercato nel nostro paese. Primo dato ha a che fare con l'andamento delle quote di reddito. Se noi andiamo a vedere il reddito che insieme produciamo tutti, in tutti i paesi industriali avanzati, Italia compresa, in questi ultimi anni, anche prima della crisi covid, la parte, la fetta che va al mondo del lavoro si è ridotta in Italia, 8-10 punti a seconda delle eh, misurazioni. Primo punto, quindi, se si produce sempre meno reddito va al lavoro e più reddito va, chiamiamolo, capitale, al patrimonio, nel senso lato. Secondo insieme di dati importante da prendere in considerazione. Dentro la quota... Di valore aggiunto, di reddito che va al lavoro, sono esplose le disuguaglianze. Per l'Italia, io vorrei citare un bel lavoro di Blois, Raetano ed altri, fatti sui dati diretti del casellario dell'Inps, fatto pari a 100 il salario reale nel 1985. Cosa vediamo nel 2015, quindi prima ancora ovviamente del Covid? Vediamo che tutti i lavoratori, mi riferisco all'universo dei lavoratori dipendenti, tutti i lavoratori sotto il lavoratore mediano hanno perso, con la parte più bassa, il decile più basso, che ha perso fino al 30%, come se, 30, come se tutto questo periodo di crescita non solo non avesse portato nulla, ma ha fatto stare peggio. Il lavoratore o la lavoratrice mediana stanno leggermente sotto, hanno perso un pochettino, ma hanno sostanzialmente mantenuto il salario reale, che è già un dato come dire, che fa riflettere, perché tutti questi decenni passati senza avere nessun miglioramento. E cosa vediamo invece? Vediamo che al di sopra del salario mediano hanno preso di più e hanno preso proporzionalmente di più. I lavoratori e le lavoratrici, in questo caso molto spesso più i lavoratori, che occupano le posizioni eh, apicali. Um, dove eh, fino praticamente, fino al 99%, con l'1% che come ben eh, rappresentato da quella fotografia che sta in un rapporto dell'Ox con la mongolfiera che lascia la terra dell'1%, l'1% ha preso esattamente il volo. Ricordo soltanto un dato interessante, il rapporto fra il, la retribuzione di un amministratore delegato e il dipendente medio negli anni 60 era circa di 20 a 1, adesso invece è passata da 2000 a 1. Questi effetti, quindi questo gioco co combinato di una minore quota di reddito che va al lavoro e di esplosione delle disuguaglianze all'interno del mondo del lavoro, hanno fatto sì che le disuguaglianze di mercato siano cresciute in modo molto forte in tutti i paesi e l'Italia, se guardiamo il Gini, che è una misura di disuguaglianza molto utilizzata, ha uno dei Gini più elevati. E questo era pre-Covid. Il Covid rischia evidentemente di uh, aggravare tutto questo. Perché mi sembra importante tenere a mente questi dati? Perché il riferimento alla disuguaglianza è certamente diventato onnipresente nel discorso pubblico. Ma anche quando non è mera retorica, cosa che spesso è, perché poi si parla di disuguaglianze ma poi immediatamente si confonde la disuguaglianza con la povertà, quando disuguaglianza e povertà sono due cose diverse, sono connesse sicuramente ma sono diverse perché la povertà riguarda soltanto la parte bassa e invece la disuguaglianza riguarda le distanze, quindi riguarda anche quello che capita nella parte alta e quindi richiede di ridurre per stare meglio vista peggio, ma con una riduzione delle distanze. Ma anche quando non è retorica, quindi, e quindi quando parla di disuguaglianze, non soltanto di povertà, il riferimento mi sembra molto spesso associato a politiche eh, che sono del tutto insufficienti. Guardiamo proprio al dibattito corrente, al, al piano nazionale di ripresa e di resilienza. Ebbene, il richiamo alle disuguaglianze c'è, perché ormai tutti, come ho detto, pagano pegno a questo riferimento, ma che cosa vediamo poi? Quali sono le linee direttive proposte? In termini molto sintetici, crescita, ancorché un po' più attenta all'ambiente e ai servizi collettivi, e investimento in capitale umano. Accanto a crescita, flessibilità del mercato del lavoro, vista ancora una volta come un elemento positivo che va mantenuto o addirittura rafforzato. Pensiamo, ad esempio, ai, cambi ai cambiamenti che si stanno delineando sotto il nome appunto di semplificazione sugli appalti. Pensiamo alle critiche anche recenti al dualismo nel mercato del lavoro come se la soluzione al dualismo fosse quella di diminuire ancora le regolazioni per chi li ha. Il tutto dentro una visione delle imposte, e lo vediamo proprio in questi ultimi giorni, viste come un inevitabile balzello dello Stato, che confligge inevitabilmente con la libertà dei cittadini, uno Stato che nonostante tutto ancora continua a essere visto come un leviatano che spolpa il più possibile i suoi sudditi, espropriandoli dei legittimi e sudati guadagni. Insomma... Una visione delle imposte come imposte grandine, ben diversa da quella fra gli altri di un altro banchiere, come Padua Schioppa. Ora, certo, anche ai fini della riduzione delle disuguaglianze, crescere è importante, è difficile assicurare redditi decenti se l'Italia è un paese bloccato, e noi lo sappiamo. Eravamo l'unico paese in Europa, ancora prima della crisi del Covid, ad essere ancora sotto di alcuni punti rispetto al reddito pro capita che avevamo prima della crisi Covid. Quindi sappiamo che abbiamo un gigantesco, un gigantesco problema di crescita bloccata dagli anni 90, di produttività stagnante, di produttività totale dei fattori decrescente e così via. Il problema c'è. Certo, la conoscenza e l'investimento in competenza è fondamentale, lo sappiamo benissimo e lo è sia perché siamo nell'economia della conoscenza sia perché la conoscenza fa parte dei diritti fondamentali di cittadinanza quindi è chiaro che è importante questo e in un paese come l'Italia dove la disuguaglianza di opportunità intergenerazionale è così forte la conoscenza è fondamentale investire in conoscenza per tutti è fondamentale e è anche è necessario vedere il peso delle imposte perché ci sono alcuni contribuenti che sono sicuramente diciamo, hanno un peso eccessivo delle imposte rispetto agli altri Penso in particolare ai redditi da lavoro dipendente medio-basso, che, che sono tassati sicuramente in uh, una misura che è difficilmente accettabile sotto un profilo di giustizia sociale. Penso al salto, l'unico salto di 11 punti nell'aliquota degli scaglioni è sopra i 28.000 euro, che è sicuramente è uno stipendio decente, ma non è uno strastipendio. Invece lì si sale, l'aliquota salta di ben 11 punti e l'insieme composto di questa crescita molto forte dell'aliquota e al tempo stesso riduzione delle detrazioni fa sì che le aliquote marginali ai bassi redditi si avvicinino molto spesso a, anche al 40%. Quindi sicuramente c'è un problema serio di revisione della tassazione. Ma se noi ci muoviamo seguendo quella che anche se in termini molto sintetici ho indicato come la via che mi pare oggi dominante, quindi crescita, flessibilità e una certa antipatia nei confronti delle imposte che sostanzialmente sono un balzello che, ci viene, eh, che viene introdotto sui contribuenti. Se ci muoviamo in quella direzione lì, allora quelle disuguaglianze a cui ho fatto riferimento all'inizio. Quindi quella torta distribuita in modo sbilenco e quelle fette che anche le fette al lavoro sono piene di disuguaglianza, rischiano di restare tali. I dati sono molto robusti per rendere eh, come dire, mh, forte questo rischio. Perché sono molto robusti? Perché se noi andiamo a vedere cos'è capitato negli ultimi 30 anni, anche nei paesi che sono cresciuti più di noi, che, sono effetti, che hanno investito in uh, tecnologia più di noi. Se andiamo a vedere cos'è capitato in quei paesi, anche lì le disuguaglianze sono schizzate. D'altra parte, le economie contemporanee avranno sì una parte alta, ma c'è una forte parte bassa dei servizi, che se non si fa qualche cosa, questa non è che la crescita di per sé tiri su tutte le barche. Anzi, come è capitato, come ha detto Krugman, anche in quei paesi la crescita ha tirato su gli yacht piuttosto che tutte le barche. Addirittura, peraltro, quelle disuguaglianze che non sono state eh, risolte da una maggiore crescita possono esse stesse essere stato un po' un ostacolo a una crescita maggiore, come dimostra fra gli altri un organismo eh, come l'Ox. Al tempo stesso come ho detto prima, è chiaro che investire in più istruzione è assolutamente dirimente per tutte le ragioni che ho detto, ma ricordiamoci che i divari retributivi non sono così spiegati dai diversi livelli di istruzione. Conta moltissimo il tipo di contratto, questo è dirimente. E comunque teniamoci a mente un altro dato. In Italia, secondo l'Istat, soltanto nel 2018 30.000 laureati hanno abbandonato l'Italia. Secondo altri, addirittura il, sarebbe doppio, e non è che noi abbiamo avuto un movimento in ingresso e quindi questo abbandono dei nostri giovani laureati è compensato, fa parte di una mo normale mobilità del lavoro in economie più aperte. Perché non abbiamo avuto il saldo contrario di laureati di altri paesi che è entrato nel nostro paese. E quindi c'è un gigantesco problema di domanda di lavoro. Quindi la crescita di per sé stessa non è in alcun modo uh, una via, è importante, ma deve essere, e lo dirò tra poco, quando, um, tra, tra pochi minuti: ma deve essere regolata in determinati modi. Così detto crescita non serve, serve ben poco, addirittura può aggravare le disuguaglianze. La stessa cosa la flessibilità, qui ancora peggio forse, perché eh, se c'è un dato che è abbastanza anche questo eh, condiviso, ed è condiviso anche da istituti come l'Ox, quindi non da eh, fonti particolarmente eh, di sinistra. Quello che noi vediamo è che una delle ragioni eh, più forti, che sta alla base di quel movimento di cui ho parlato all'inizio, cioè di quella riduzione delle quote del lavoro e di quella crescita delle disuguaglianze all'interno del mondo del lavoro, ha esattamente a che fare con l'indebolimento del potere del lavoro. E, e eh, la ma, ancora maggiore flessibilità rischia di significare ancora maggiore disuguaglianza, sia per gli effetti diretti, perché più flessibilità pensiamo alle gare al massimo ribasso, gli effetti sulla, uh, sulle retribuzioni sono evidenti, ma non soltanto per questo, perché quella maggiore flessibilità significa anche uh, più frammentazione nel mondo del lavoro e più frammentazione nel mondo del lavoro, come il sindacato ben sa più frammentazione e anche di uh, indebolire la solidarietà fra lavoratori, perché la solidarietà non si inventa, va alimentata e pratica, la pratica per alimentarla è quella anche di stare insieme, di non essere così frammentati nelle nostre carriere. E quindi la via di più flessibilità, anche se unita ad ammortizzatori più universali, cosa sicuramente sacrosanta e desiderabile, rischia di uh, aggravare, anziché di uh, uh, ridurre le disuguaglianze. Ancora, per ridurre le disuguaglianze, la tassazione, anche se è una misura esposta, la tassazione ha sicuramente un ruolo centrale. Ricordo soltanto, già, nel, viene spesso richiamato questo anche nella discussione pubblica, uh, fino agli anni 70 nei paesi liberali, nei paesi anglosassoni. Stati Uniti, Gran Bretagna, le aliquote marginali dell'imposta personale, nonché delle eh, tassazioni sulle successioni, si aggiravano fra il 70 e l'80%, il consenso era bipartisan, quindi era condiviso e le imposte erano viste come un ingrediente fondamentale della democrazia. Per questo, peraltro, già Aristotele. E allora che cosa bisogna fare per attaccare le disuguaglianze se non servono queste vie che mi sembrano andare per la maggiore, che sono appunto quelle di dire crescita, flessibilità e capitale umano? O comunque, capitale umano un po' serve certamente, un po' di crescita serve, la flessibilità no, ma non basta, queste indicazioni non bastano. Che cosa serve? Beh, servono essenzialmente due cose. La prima via è quella di modificare, cioè di occuparci direttamente della struttura delle opportunità che il mercato del lavoro, che l'economia offre. L'abbiamo troppo dimenticato questo. Nulla di nuovo era al cuore della vecchia socialdemocrazia e questa è una lezione che secondo me è ancora ultramoderna e bisogna occuparsi della struttura delle opportunità che l'economia offre. Come? Con politiche industriali e di sviluppo coerenti, con regolazioni del mercato del lavoro che rispettino il lavoro con l'introduzione di democrazia economica nell'impresa, con la facilitazione dei workers buy out, con la partecipazione democratica nei territori, in modo da dar voce a tutti i soggetti coinvolti dall'impresa, assicurando che lo sviluppo vada a favore dei più e non soltanto degli interessi finanziari di breve periodo di pochi. E sottolineo eh, anche perché evidentemente la Camera del Lavoro, istituti come la Camera del Lavoro hanno un ruolo fondamentale in questa prospettiva sottolineo l'importanza del coinvolgimento dei territori, che è così importante oggi, non solo perché l'ambiente è così importante, ma perché le ristrutturazioni, le ristrutturazioni che possono essere necessarie necessitano partecipazione, conoscenza, competenze di chi sta nelle aree in cui le imprese, nonché il complesso dei lavoratori legati alle imprese, operano. E poi, e poi di rimento, un fisco. Che trova legittimazione nella nostra responsabilità collettiva nel pagare le imposte come via per finanziare la parte comune della nostra domanda di beni e servizi, l'economia pubblica. L'economia non è soltanto l'economia privata dei mercati, è l'economia che produce servizi collettivi, è quella economia fondamentale che produce, come si dice, l'infrastruttura della vita quotidiana, le reti fondamentali di servizi che sono importanti per tutti, per vivere, e sia per correggere le iniquità residue nelle distribuzioni di mercato. E fra i diversi e molteplici interventi in questa direzione vorrei dire solo due parole in più sull'imposta di successione, anche perché l'imposta di successione di cui si parla in questi giorni era stata elaborata dal Forum delle Disuguaglianze, anche se in forma un po' diversa e anche l'eredità universale per noi era un po' diversa, ma era stata formulata da noi al Forum delle Disuguaglianze e Diversità e quindi abbiamo una certa affezione per questa, per questa misura. E a riguardo vorrei ricordare le parole dell'economista Fisher, che era un economista assolutamente liberale, alla riunione annuale di un altro istituto, di un'organizzazione anch'essa sai liberale, che era l'American Economic Association, che nel 1919 diceva così: "Il tipico capitalista milionario, vicino ad abbandonare per sempre questo mondo, si preoccupa di ciò che lascia dietro di sé". Assai meno di quanto siamo abituati ad assumere. Contrariamente all'opinione corrente, non ha accumulato risorse almeno oltre un dato livello per desiderio di lasciarle agli altri. Le sue motivazioni erano soprattutto di potere, di realizzazione di sé, di caccia grossa. Ritengo sia una politica molto negativa permettere a chi muore di esercitare un'influenza così grande e priva di regole su chi resta in vita. Oppure. Il diritto all'eredità, afferma il Chief Justice College in Inghilterra, è un diritto puramente artificiale, non un privilegio naturale. Molto di questo è rintracciabile anche nel bel libro di Picchetti, l'ultimo, uh, Capitale e Ideologia. A riguardo, ricordo che in Italia, dati di Morelli, l'1% della popolazione, mezzo milione, possiede 1.700 miliardi di ricchezza netta, più del PIL. L'Italia è uno dei paesi in cui il rapporto uh, ricchezza netta-PIL e tra i più alti, ricchezza netta privata e pile tra i più alti, 7 a 1, negli anni 60 era 2 a 1, mentre 10 milioni di persone hanno una cifra che va, di risparmi liquidi che va dai 300 ai 900 euro eh, nei ne, diciamo, nelle stime più generose. E la citazione difficile Fischer, ad ogni avvio a concludere, mi porta anche all'ultimo punto, cioè all'importanza di un lavoro culturale. Il neoliberismo è stato assai efficace nel radicare l'ideologia dei mercati come luoghi naturali e delle retribuzioni che in esse riceviamo come proprietà naturale, nella totale trascuratezza del peso dei rapporti di potere nel determinare come distribuire il valore aggiunto che tutti noi insieme produciamo. Quel quasi 50% dei lavoratori, e torno al mio dato iniziale, che ha visto scendere le proprie retribuzioni reali, è oggi meno capace di quanto era 40 anni fa? Certamente no. Centrali sono state le modifiche nelle regole del gioco, indebolimento antitrust, privatizzazione della conoscenza, deregolazione finanziaria, deregolazione, come abbiamo già visto, del mercato del lavoro, che hanno fatto sì che i guadagni che insieme produciamo Siano stati sempre più divisi ingiustamente con una totale sperequazione a beneficio di pochi. E per ragioni di giustizia occuparsi, occorre occuparsi di come sono distribuiti i frutti del nostro comune cooperare, del nostro comune lavorare. Insieme produciamo un surplus e questione di giustizia decidere come ripartire fra noi tutti questo surplus come dividerlo appunto È questione di giustizia non è questione, non ha nulla a che fare con il fatto che i più poveri sono invidiosi dei più ricchi, è semplicemente una domanda di giustizia. Peraltro anche se non fossimo d'accordo con questo, anche se non guardassimo ai mercati e all'economia come a istituzioni sociali e pensassimo che tutto fosse naturale, anche se tutto fosse naturale, di fronte ai fenomeni naturali, la giustizia ha qualcosa da dire, perché se io ho una gigantesca sfortuna per pura caso, anche diciamo, eh, la giustizia ha qualcosa da dire, nel senso che richiederà una qualche forma di assicurazione fra tutti, affinché le gigantesche sfortune non siano eh, colpite, non siano subite soltanto da alcuni soggetti. Certo Avrei potuto dire in questo mio intervento molto di più, lo so benissimo, so anche che avevo dei tempi abbastanza ristretti a cui fermarmi. Avrei, ho parlato molto di disuguaglianze economiche, ho parlato comunque, mi sono concentrata sulle disuguaglianze economiche, quindi di reddito, un po' di ricchezza, e sicuramente quelle disuguaglianze non sono le uniche, lo sappiamo benissimo. Quando guardiamo il lavoro, il lavoro non è soltanto un modo per cacciarsi del denaro ma è anche una uh, nostra una, uh, elemento fondamentale per la nostra identità individuale e sociale, per il nostro essere individuo e quindi è chiaro che il problema si pone anche delle disuguaglianze nella qualità del lavoro, non soltanto nel Uh, nel, nel reddito che al lavoro è associato. Questo riguardo voglio soltanto perché l'ho trovato molto carino, vorrei condividere con voi una uh, riflessione che Sennett ha fatto in un libro recente molto bello che è <coughs> Lavoro e Sennett in quel libro si rifà a Chaucer, quindi siamo nel 1300, ma 1300 e Chaucer pone la differenza fra career e Job. Fra carriera e lavoro. Carriere. E che cos'è la career? La career è una grande strada, è un'autostrada aperta nella quale noi possiamo progredire nel tempo. Il job è come un mattoncino nell'inglese antico: è un mattoncino che viene spostato qua e là a seconda dei diversi momenti e delle diverse convenienze. E quindi, evidentemente, è chiaro che chi si occupa di disuguaglianze e di giustizia sociale è anche interessato a che il lavoro sia sempre di più una carriera in questo senso e non sia soltanto un job, come invece le e la frammentazione ha sempre ha, ha reso sempre più possibile. Al tempo stesso le disuguaglianze economiche sono soltanto una parte delle disuguaglianze. Le disuguaglianze di riferimento sono fondamentali, le disuguaglianze di salute, le disuguaglianze complessive di eh, opportunità. Io di questo ovviamente non ho parlato, quindi mi sono limitata a, a un ambito sicuramente specifico. Ma mi premeva portare l'attenzione su come ci sia anche in questo ambito molta mistificazione in tanti richiami che nel dibattito pubblico vengono fatti al contrasto alle disuguaglianze. Nella nella, in una frase si dice le disuguaglianze sono il problema, e nella frase seguente si prosegue nella stessa direzione che ha creato quelle, di quelle disuguaglianze. Certo, crescere importanti, investire nelle competenze è importante ma la questione della struttura dei mercati e delle imprese e come queste sono regolate e come funziona e la questione della legittimazione della tassazione come ingrediente fondamentale della nostra vita democratica sono essenziali e quindi ho voluto portare l'attenzione su questo e vi ringrazio uh, per avermi ascoltato e per avermi invitato. Un sincero e sentito ringraziamento alla professoressa Granaglia che credo ci abbia fatto una bella lezione di cosa vuol dire disuguaglianza e cosa vuol dire povertà e ci ha fatto una vera e propria lezione magistrale. Contiamo presto di poterla avere in presenza per continuare questo dialogo ed ora do la parola e il microfono al giornalista e professore e scrittore Gad Lerner che intervisterà il nostro segretario generale Maurizio Landini che ringrazio di nuovo per essere qua con noi intanto buon compleanno e non chiamarmi professore perché davvero non è il caso io eh, Prometto brevissima introduzione perché poi faccio domande e vogliamo tutti ascoltare eh, Landini, ma brevissima introduzione la faccio anche per, eh, per spirito di disobbedienza. Sindaco cioè, il centoventesimo anniversario, dobbiamo celebrarlo guardando al futuro. Io invece penso che ci serva per un attimo guardare al passato, perché forse scopriremo che ci sono esperienze del passato attualissime nell'immaginare cosa possa essere una camera eh, del lavoro. Oltre che un filo conduttore, perché eh, questo nella presentazione di Landini lasciatemelo ricordare, eh, perché non è scontato in questo paese, dopo aver ascoltato eh, la lezione della professoressa Granaglia, eh, la CGL probabilmente se non è l'unica, è una delle pochissime organizzazioni nelle quali un operaio può ancora assumere la massima responsabilità di vertice. Cosa che è costante nella sua storia, che eh, integra processi di lotta e processi di acculturazione, di crescita, ma non solo di carattere individuale, eh, che è così fin dalle origini, ma è allora... Lasciate che vi legga una paginetta. Io sto facendo un lavoro che mi appassiona, che è la ricostruzione di una biografia di un padre della nostra Repubblica, Umberto Terracini, eh, 18 anni di carcere sotto il fascismo e poi la firma in calce alla nostra Costituzione, di cui lui era il presidente dell'Assemblea Costituente. Guardate come Terracini a Torino, non a Modena, racconta se stesso adolescente Ancora prima della prima guerra mondiale, lui è nato nel 95, che incontra la Camera del Lavoro, quella che allora chiamavano Camera del Lavoro. Dice: Vi erano a Torino due strutture portanti dell'organizzazione operaia. L'Associazione Generale degli Operai, un'istituzione mutualistico-assistenziale dotata di un attrezzato ambulatorio e di alcune farmacie. E poi l'alleanza cooperativa che agli spazi di vendita distribuiti in tutta la città aveva affiancato alcune aziende di lavorazione e di confezionamento di certi generi alimentari come il mulino e la cantina sociale. Le due istituzioni si erano costruite proprio nel cuore della città e nel suo quartiere più signorile, io so che è corso siccardi, poi fu chiusa quella sede, un grande palazzo nel quale erano ospitate, oltre agli uffici, tutte le altre organizzazioni proletarie, dalle leghe di mestiere ai sindacati di categoria, dalla sezione socialista alla biblioteca popolare, alla redazione del settimanale, alla birreria sociale. La gente lo designava genericamente come la Camera del Lavoro e l'edificio ogni sera brulicava per le riunioni più varie alle quali affluivano specie dalle borgate della cinta cittadina i lavoratori con i loro familiari. Era un luogo di incontro e anche un po' di svago dove ci si scambiavano le notizie, si ricevevano indicazioni e direttive, si sentiva il polso della situazione. Al secondo piano c'era un salone decorato da grandi affreschi di Luigi Onetti che simboleggiavano le lotte e la sorte della classe operaia. Tra parentesi furono distrutti da una devastazione di squadristi nel 1921 e dove si tenevano le assemblee maggiori e fra Natale e Capodanno alcune feste tradizionali. Gli abitanti del quartiere Bene del centro di Torino evitavano di percorrere le strade perimetrali del palazzo e la sera ne sbirciavano con qualche timore le finestre illuminate dai becchi a gas. Questo è il ricordo di un ragazzo che scopre eh, l'associazionismo operaio. E nella scheda storica che mi avete dato eh, di questa Camera del Lavoro ho trovato parole forti come contro società operaia e contadina, addirittura il sogno di un contromondo eh, proletario. E io qui mi taccio e chiedo a Landini se questa dimensione mutualistica, che comprende perfino il mulino, oltre che la biblioteca, e non sto a ripetermi, eh, non abbia a che fare con una composizione sociale frantumata, come quella... Di quell'epoca e eh, come quella di oggi, di nuovo, cioè se ha una composizione sociale eh, che sembra, appunto, rendere difficilissima l'aggregazione interna al mondo del lavoro, non sia tipico della storia delle camere del lavoro eh, far tesoro delle esperienze dal basso, di eh, costruzione a partire da esse di una visione. Ideale comune e da lì anche di una organizzazione unitaria. Insomma, per fare gli auguri di buon compleanno a questi centoventenni, che è una bellissima data, nella Bibbia, centovent'anni sono nella Genesi indicati come il limite della vita di un uomo, e subito dopo però la Bibbia la Genesi smentisce dicendo, citando numerosi uomini che sono vissuti 300, 400, 500 anni. Quindi questo è l'augurio. Come te la immagini per il futuro, pensando a come erano nate? Beh, innanzitutto, eh, grazie alla Camera del Lavoro di aver eh, offerto questa discussione e anche questi contributi che abbiamo sentito prima di me. Su questa questione specifica che Gat proponeva. Eh, io credo che noi siamo in un momento in cui dobbiamo ripartire dalle radici e, e da quell'esperienza, perché oggi la domanda che c'è, eh, tanto più anche dopo la pandemia, è, è proprio quella di riunificare i diritti nel lavoro. Eh, io mh, nella mia esperienza sindacale... Non ho mai vissuto una fase eh, di competizione così forte come c'è adesso, come c'è stata in questi ultimi anni tra le persone che per vivere hanno bisogno di lavorare. Eh, e molto probabilmente quell'esperienza ci indica che la ragione stessa per cui nascono le Camere del Lavoro e la ragione stessa per cui nasce il sindacato è proprio quella di impedire che chi per vivere deve lavorare debba competere con un'altra persona che come lui ha lo stesso bisogno. Io credo che qui ci sia proprio il punto di fondo da cui ripartire. E in questo senso non è un caso che nella nostra discussione anche interna, oltre che nelle cose che stiamo provando a fare, eh, in questo ultimo periodo, penso anche negli ultimi congressi o negli ultimi anni, noi abbiamo lanciato come nostra strategia... Da un lato la cosiddetta contrattazione inclusiva e dall'altra l'idea del sindacato di strada, no? cioè di dover ripartire sostanzialmente da unificare quello che è un mondo del lavoro diviso, separato, contrapposto. Del resto, eh, se, se ci pensiamo un attimo eh, la, e ragioniamo su cosa oggi è il lavoro, ce lo diceva anche da un certo punto di vista eh, lo stesso intervento della senatrice, no? Eh, in questi ultimi vent'anni eh, tu sei di fronte a un dato eh, di calo della retribuzione e di aumento della precarietà nel lavoro e oggi uno degli elementi di novità con cui noi siamo chiamati a fare i conti a proposito di povertà uno degli elementi di novità è che oggi sei povero anche lavorando cioè mentre tanti di noi sono cresciuti io lo dico personalmente, in casa mia cinque figli, il fatto che mio padre lavorasse ci permetteva di non essere poveri. Oggi sei nella situazione esattamente opposta, e cioè che puoi avere eh, il fatto che pur lavorando e non avendo cinque figli, perché ormai ce ne sono poche le famiglie che hanno così numerosi figli, eh, non ce la fai. E questo elemento è aumentato. E nello stesso tempo questo elemento, fatemelo dire, deve fare i conti anche con eh, eh, un'operazione, se volete, anche culturale. No? Eh, ascoltando la senatrice, a me veniva anche in mente di riflettere su quando è un punto in cui c'è stato un elemento di rottura. Secondo me l'elemento di rottura che si è determinato è anche un elemento di cultura culturale e politica, e cioè della svalorizzazione del lavoro. E della non più rappresentanza del lavoro come elemento anche di trasformazione sociale, e se la debbo collocare in un periodo, perché poi da lì sono cambiate anche delle cose, molto probabilmente sono proprio gli anni Ottanta, il 1980, credo, un anno di spartiacque. Perché in Italia ci fu la sconfitta alla Fiat, famosa, ma se la guardiamo in giro per il mondo, ci fu Reagan che mandò l'esercito. Eh, per i controllori di volo che erano in sciopero, per dirgli che non si poteva più scioperare, fino a mandargli l'esercito, e la Thatcher, che in un qualche modo in Inghilterra afferma una determinata logica. Lì io credo ci sia un elemento proprio di rottura storica, non, non a caso il 1980 viene dopo gli anni 70, cioè quelli che rimangono, la possiamo girare come ci pare, ma gli anni in cui eh, a, a, a fronte anche del lavoro fatto negli anni precedenti... Hai un elemento di crescita delle condizioni di vita, di lavoro, dei diritti nel lavoro, ma anche dei diritti sociali. Prima, nella introduzione, Emanuela ricordava come determinati diritti civili sono stati conquistati. No? Provate a farci una riflessione. Tu hai nel 1970 lo Statuto dei lavoratori, poi anche i diritti civili, che in un qualche modo lei citava, sono degli anni '70, fino anche alla nascita della, del, della sanità pubblica e di una sanità collettiva, no? E quindi, da un certo punto di vista, gli anni in cui, e se ci pensate, a proposito di cosa imparare dal passato, eh, se uno ci riflette, lo statuto dei lavoratori fu votato in Parlamento. Eh? Provate a fare un confronto con oggi. L'allora partito comunista si astenne sullo statuto dei lavoratori. Vuol dire che lo votarono tutte le altre forze politiche. Se io la leggo con gli occhi politici di oggi, posso dire che il centro, la destra e la sinistra votarono allora lo statuto dei lavoratori. Oggi sei di fronte al fatto che stiamo vedendo cosa sta discutendo e cosa sta avvenendo in termini di rottura. No? Cioè, anzi, in alcuni casi quelli anche la sinistra in alcuni casi è stata tra quelli che ha messo in discussione i diritti che altri avevano conquistato prima di loro. Allora io Il partito comunista si astenne perché voleva perché che... era troppo poco, la soglia dei 15 la so dipendenti, la soglia, di... la soglia dei quindici era troppo era troppo alta e la voleva abbassare perché riguardava. No, ma lo dico da questo punto di vista. che siccome la domanda che tu fai è cosa ci devi insegnare e che cosa dobbiamo guardare nel passato, e eh, io penso ed è un pezzo della nostra discussione, che le camere del lavoro, fatemela dire così, debbono in un qualche modo porsi il problema di come tornare ad essere quel luogo che metteva assieme tutte quelle forme di lavoro lì. Cioè se 120 anni fa la gente che non sapeva né leggere né scrivere andava, sapeva che c'era un luogo che li metteva assieme, anzi se vai a vedere alle origini non c'è solo il lavoro subordinato, chiamiamolo così, ci sono tutte le forme di lavoro. Oggi, siccome, per fortuna, ci sono tante camere del lavoro in cui eh, dovrò andare a Como, dovrò... cioè, ci sono tante camere del lavoro che stanno festeggiando i 120 anni, anni, o molto lì vicino, diciamo così. E tu vai a vedere, ehm, hai tante leghe, no? come qui viene ricordato, hai so, la lega dei ciabattini, hai la lega dei fornai. Con la logica di oggi li considereremmo artigiani, lavoratori autonomi, sarebbe quelli una controparte, no? diciamo così. Allora, in realtà, la Camera del Lavoro nasceva perché metteva assieme tutti quelli che lavoravano e, ed era un luogo che provava a unire tutte le forme di lavoro. E poi, certo, c'era anche dietro un'idea, no? E cioè, è inutile negarlo, è chiaro che dietro a questo c'era anche un'idea di trasformazione sociale ed è una caratteristica storica delle Camere del Lavoro e della CGL. Noi non siamo mai stati un sindacato corporativo e di mestiere, anzi nascono le Camere del Lavoro dalla somma di tante organizzazioni di mestiere che nascono, che seguono, a diversità di quello che è avvenuto in giro per il mondo o in giro anche per l'Europa, che escelgono di essere un sindacato generale di essere un sindacato che rappresenta tutte le forme di lavoro e che al suo interno non ha solo l'obiettivo di... Tutelare la condizione di lavoro importantissima, ma ha in testa un'idea di trasformazione sociale e cioè che la tua funzione non è rappresentare solo le persone nel momento in cui lavorano, ma tu vuoi rappresentare le persone che lavorano su tutti i loro bisogni sociali e ti pone il problema che la vera realizzazione nel lavoro, oltre ad avere diritti e tutele, è anche quello di cambiare un modello sociale che era fondato sullo sfruttamento e sul capitalismo e quindi sullo sfruttamento dell'altra persona. Ecco, io credo che da un certo punto di vista noi oggi siamo di fronte a questo passaggio e quindi il fatto di come ci inventiamo anche forme di mutualismo, di, chiamiamola, anche di educazione, no? perché se vai a vedere la storia sei anche di fronte al fatto di come costruivi anche un'educazione e come costruivi una solidarietà, sapendo che non si nasce solidali per DNA. Cioè non è uno che io dico, ah, mio padre e mia madre erano solidali e sono solidali anch'io, non funziona così, non è che si trasmette come DNA questa cosa. Questa è un'attività che tu costruisci, vuol dire costruire. E, e, e tra l'altro, a proposito di ricchi e non ricchi, la so, eh, ricordavo quello che diceva il sindaco. La solidarietà tra poveri forse è sempre stata più facile che non in un altro modo, perché la vera solidarietà è se quelli che ce n'hanno di più sono pronti a fare delle cose per quelli che ce n'hanno meno, eh? perché fare una solidarietà tra uguali è la cosa più semplice di questo mondo. La solidarietà vera è quando tu sei in grado di affrontare anche una questione che in un qualche modo indica un elemento anche di cambiamento. Allora io credo che noi siamo di fronte a questo passaggio e proprio perché oggi... Hai un problema eh, di accesso al lavoro, no? Secondo me, questo è un altro tema che va affrontato. Lo ricordava Emanuela, come è nata la Camera del Lavoro e quali erano i suoi primi obiettivi. E proviamo a fare una riflessione. Io, anche qui, la faccio su di me. Eh, qual è l'accesso al lavoro oggi di un giovane? Com'è che comincia a lavorare? Io, banalmente, vi faccio l'esempio su di me, così non parlo di altri. Quando a 15 anni sono andato a lavorare, sono andato all'ufficio di collocamento del mio comune. C'era il collocatore, mi sono presentato, avevo bisogno di lavorare. Lui mi ha detto che c'era la tal azienda artigiana che cercava un apprendista e sono andato a fare l'apprendista. Non è che mi ha chiesto di chi sei figlio, chi ti manda, quanto sei disponibile a spendere? E se ci pensiamo, oggi sei di fronte al fatto che anche questo secondo me è un problema. Perché oggi la, la cosiddetta liberalizzazione e privatizzazione ha determinato anche questo passaggio, accanto a una precarietà senza limiti. E quindi tu oggi non hai solo che il lavoro è precario, ma sei anche di fronte al fatto che l'accesso al lavoro molto spesso è legato a logiche che non hanno nulla rispetto ai diritti che la nostra Costituzione. Noi diciamo che l'Italia è una repubblica fondata sul, sul lavoro, no? E quindi che il lavoro è un diritto, oltre che naturalmente, come veniva ricordato, un dovere una volta che ho il lavoro di farlo con intelligenza e bene. Ma oggi un giovane percepisce che è un diritto il lavoro? come lo vive in questa sua dimensione? La percepisce così? Secondo me no, non la vive così. Anzi, entra nella sua testa forse non la cultura del diritto, ma la cultura del favore, che deve ringraziare qualcuno, che deve ringraziare qualcun altro, che deve riconoscere non che è un suo diritto e per cui nel momento che lo fa appunto il suo dovere è farlo bene, ma non deve rispondere a nessuno e non deve essere, diciamo così... Eh... Non deve avere atteggiamenti di riconoscimento, di riconoscenza verso nessuno perché appunto è un suo diritto. E in questo senso io penso noi abbiamo bisogno, se la guardiamo per venire noi, visto che stiamo parlando, e tu dicevi, abbiamo bisogno di un cambiamento anche noi come organizzazione sindacale, come CGL, penso di sì. Ed è l'oggetto dell dell'assemblea d'organizzazione che noi quest'anno vogliamo fare, proprio perché noi abbiamo bisogno di riaprirci. Quando tu mi dicevi questa cosa, ti faccio due esempi, poi sto zitto, mi colpiva. Eh, cioè che si incontravano per discutere, per suonare, per ballare, per cantare. Ecco, io penso che noi abbiamo bisogno di riaprire le camere del lavoro. Eh, qualcuno, quando lo dico sì: anche di sera, anche di sabato e di domenica, dal mio punto di vista. Perché non è perché adesso poi si fa fanno 40 ore alla settimana, eh, cioè non sto dicendo che uno ne deve fare 160, sto dicendo. Che noi dobbiamo tornare ad essere quel luogo che permette a tutte le persone che lavorano, e con tutte le forme con cui oggi il lavoro si esprime, di poter insieme affrontare la propria condizione. Da un certo punto di vista c'è lo smart working, il lavoro a distanza. Io penso che noi dovremmo essere noi che offriamo luoghi in cui le persone possono svolgere anche questo lavoro. Non so se è chiaro come concetto. Allora in questo senso. Questo vuol dire ricostruire una solidarietà e dare risposte ai bisogni che le persone hanno e in un qualche modo essere in grado di essere percepiti come quelli che si mettono a disposizione a affrontare questa cosa. Essere confederali vuol dire questo secondo me, vuol dire tenere assieme le diversità che non è mai semplice, che portano anche conflitto, che hai bisogno di sintesi ma questa è la cosa che dobbiamo fare e questo è il problema secondo me per ridare anche e rimettere al centro di una discussione politica anche il valore del lavoro, perché penso che la crisi della politica e la fatemela dire tutta e la crisi della cosiddetta sinistra politica nasce proprio dalla rottura che si è determinata in questi anni tra la politica e la rappresentanza del lavoro e dei suoi bisogni. A me sembra che sia questo il punto da cui dobbiamo ripartire. Allora, eh, arriveremo al governo Draghi, state tranquilli. Ma prima parliamo ancora un attimo di camere di lavoro e di sindacati. Eh, perché, ad esempio, Emanuela all'inizio ci raccontava che questa sala è stata recentemente ristrutturata. Allora, uno potrebbe chiederti, eh, non sarebbe il caso di aprire un concorso di idee per immaginare che cosa possano diventare le sedi della CGL in giro per questo paese? Eh, io ho grande rispetto per il lavoro dei patronati, ad esempio, anche lo sportello come dire, serve, anche se molto spesso a quello sportello ci arrivano lavoratori troppo tardi, eh, dopo che le, la frittata è già fatta, insomma, che non hanno difeso per tempo i loro diritti e vanno a cercare un aiuto o un rimedio. Sappiamo come funziona e allora eh, l'interlocutore del patronato viene eh, visto quasi come una controparte, come un nemico da quel lavoratore. Eh, come se fosse un funzionario dello Stato e non un sindacalista. Uh, poi c'è il sindacato dei pensionati. Però, insomma, mh, non bisognerebbe proprio ripensare sulla base di quello che tu hai detto i luoghi. E ti aggiungo subito un'altra domanda. Uh, in merito abbiamo parlato già mille volte noi due, non ti chiedo di starlo a ripetere, dell'importanza di superare eh, le divisioni sindacali anacronistiche fondate appunto su uh, eh, mh, 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 differenze ideologiche che sono eredità della scissione del 48. Non esistono più quei partiti, non si capisce bene perché esistono le diverse confederazioni, ma mh, ti chiedo una cosa più specifica, pensando di nuovo all'antico, quando c'erano gli anarcosindacalisti nelle Camere del Lavoro eh, e quando c'erano quelli che rifiutavano un rapporto eh, così, di cinghia di trasmissione con la politica, anche tra i fondatori delle Camere del Lavoro. Qui non abbiamo il tempo di ripeterlo, ma è una storia bellissima quella del dibattito tra Osvaldo Gnocchi Viani che ha fondato la Camera del Lavoro di Milano e Turati che voleva la supremazia del partito. Oggi togli tutto questo, ti faccio perdere tempo, ma oggi voi avete a che fare anche qui. Io ho presente l'avvertenza della Castelfrigo nel distretto della Carne, ho presente poco più a nord di voi in provincia di Piacenza cos'è cos il distretto della logistica. Voi avete a che fare con i Cuba, avete a che fare con l'USB, avete a che fare, diciamo, con eh, forme di rappresentanza molto frazionata, spesso corporativa, di singole eh, appartenenze etniche o religiose. Eh, Uh, il dialogo con questo mondo, con gli anarcosindacalisti di oggi, non è uh, una necessità, è, è soltanto un fastidio che avete o è diciamo, un mondo col quale dovete instaurare nuovi rapporti. Achille Occhetto ha scritto nel suo ultimo libro che per lui Abubakar Sumaoro è il nuovo Giuseppe di Vittorio. È un po' forte, ma, ma uh, capiamo... Eh, a che cosa si allude, a che, a che mondi dovremmo raggiungere? Allora, due cose. Sulla questione che riguarda, diciamo così, i patronati, i servizi, eh, la discussione che noi stiamo eh, facendo anche al nostro interno è da un certo punto di vista quella di investire ancora di più. Sulla, sulla tutela e sul rapporto con tutte le forme di lavoro. Quindi in questo caso io vedo un doppio problema. Da una parte quello appunto di porci il problema di una rappresentanza di tutte le forme di lavoro che oggi esistono e quindi anche di una qualificazione della nostra capacità di agire in questa direzione, eh, dalle partite IVA per dirne a, a molte altre forme di lavoro. Dall'altra parte credo che ci sia un problema anche nostro che, secondo me, va affrontato, eh, perché concettualmente, secondo me, va superata l'idea, ehm, insomma, la, la distinzione, tra, tra, virgolette, tra il lavoro politico e il lavoro dei servizi. Perché io penso che in realtà occorra ragionare sul fatto eh, che le due cose debbano stare assieme e da un certo punto di vista fare in modo che tu sei in grado di offrire eh, tutela e, e contrattazione insieme e quindi hai bisogno di integrare le tue competenze di costruire anche un rapporto che non sia solo aspettare che il lavoratore venga da te ma ricostruire anche una presenza diffusa sul territorio e anche dentro i luoghi di lavoro che affrontano sostanzialmente questa cosa e questo io credo che sia un punto di discussione che noi abbiamo proprio perché la domanda e il bisogno in un qualche modo sta aumentando, si sta allargando il bisogno anche di sindacato. E in questa direzione io credo ci sia bisogno, se vogliamo, anche di eh, fare investimenti ed allargare, come ho detto, la nostra capacità di rappresentanza. Dall'altra parte, la questione che tu poni è la ragione... Per cui noi a un certo punto abbiamo pensato e abbiamo coniato il termine contrattazione inclusiva. No? Se uno ci pensa, eh, dover qualificare l'esercizio della contrattazione indica che esiste un problema, perché di per sé la contrattazione in quanto tale dovrebbe essere inclusiva. Nel momento che noi ci siamo posti il tema di affrontare questa situazione, è proprio per eh, la situazione che si è determinata. L'esempio che tu facevi, logistica, ma non solo, in realtà i processi che sono avvenuti in questi anni del, nelle imprese, e questo vale sia per il pubblico che per il privato, non solo ha visto un aumento delle forme di lavoro precario, ma ha visto anche un processo di riorganizzazione del sistema delle imprese della cosiddetta filiera produttiva. E qui il nodo di cambiamento vero che è avvenuto perché la questione degli appalti e dei subappalti e delle finte cooperative in realtà in questi anni è stata assolutamente favorita anche sul piano legislativo e questo determina un problema eh, di rappresentanza, perché banalmente quello che oggi avviene, questo pone anche un problema naturalmente di cambiamento del sindacato, perché oggi quello che avviene è che ci sono persone che pur lavorando... Uno di fianco all'altro, sotto lo stesso tetto, come si dice, oppure fanno parte di una stessa filiera produttiva, non hanno le stesse tutele, non hanno gli stessi diritti e non hanno le stesse condizioni. E anzi, in alcuni casi sono messi in competizione uno con l'altro. E quando noi diciamo che siamo contrari alla liberalizzazione del subappalto, ne dico una per farmi capire, stiamo dicendo proprio questa cosa perché la logica del massimo ribasso e del sistema della liberalizzazione del subappalto è quello che ha favorito e determinato questo processo. E oggi, se uno ci pensa, questa questione riguarda tutte le attività, perché questa cosa non riguarda solo la logistica in senso generale, che è diventato di per sé un settore strategico per i processi anche di cambiamento che ci sono stati, ma questa cosa riguarda la sanità, come riguarda il pubblico impiego, come riguarda il settore privato, cioè siamo di fronte ad un processo che ha avuto queste caratteristiche. E da un certo punto di vista, dentro a questo quadro, uno dei temi che oggi si pone in modo molto secco è quello di andare anche verso una legge sulla rappresentanza perché da un certo punto di vista la ricomposizione di un'unità e di una confederalità sindacale ha come elemento di fondo la democrazia, cioè la possibilità per le persone di poter partecipare, di poter decidere, di essere coinvolte anche sulle scelte e sulla contrattazione che in un qualche modo fai. Una serie di esperienze, tu citavi anche esperienze fatte qui a Modena, no? Eh, eh, ha determinato anche il fatto che è stato proprio nel provare a mettere assieme diverse forme di lavoro fino ad arrivare ad un riconoscimento di una rappresentanza unica e di una contrattazione unica, che in un qualche modo tiene assieme anche le diversità che si sono determinate. E dentro a questo schema, io credo certo che c'è un elemento di cambiamento. Io non ho eh, paura delle, di altre forme di organizzazione sindacale, no? penso banalmente che uno dei temi è però fare una scelta tutti assieme, cioè quella, insisto, di riconoscere eh, determinate regole democratiche di rappresentanza e di organizzazione e quindi di contrattazione, perché questo è il tema. E la democrazia, insisto su questo nodo, è la democrazia la condizione per tenere assieme persone diverse, no? C'è un modo per contare le teste senza romperle, come diceva.. Eh, a suo tempo, un eh, noto inglese che ha avuto una certa celebrità, no? Eh, questa cosa, in molti elementi, non avviene. Non avviene perché oggi tu sei in una situazione in cui non sempre alle lavoratrici e ai lavoratori, ad esempio, per decidere i contratti che applicano e tutto il resto, è data la possibilità di poter votare, di poter decidere i loro contratti e le loro condizioni. E se la ragioni dal punto di vista anche eh, politico, noi oggi siamo di fronte in molti casi anche ad un veto. La CGL lo ricordava Emanuela nella sua introduzione, eh, noi un po' di anni fa abbiamo presentato, raccogliendo le firme eh, in Parlamento, una proposta per un nuovo statuto dei diritti dei lavoratori e per una legge sulla rappresentanza. Abbiamo raccolto più di un milione e mezzo di firme, sono cambiati i governi, son, ogni tanto ne discutono, ma su questo tema c'è un blocco, c'è una chiusura, non si vuole affrontare. E io invece penso che mai come adesso questo è un elemento di fondo per poter affrontare questa situazione. Anche perché banalmente poter recuperare anche una dimensione di unità tu ce l'hai se hai una legislazione che sostiene il diritto alla contrattazione e se sostiene questi diritti dei lavoratori del poter agire sindacalmente in questa direzione. Mentre oggi in molti casi sei ancora di fronte alla possibilità. Di licenziare, alla possibilità di discriminare rispetto anche alle scelte sindacali che uno può fare o al diritto sindacale che tu puoi avanzare. Del resto, in questo paese, non perché l'ho vissuto direttamente, ma vorrei ricordare. Che siamo in una situazione in cui c'è anche chi ha setto di uscire dai contratti addirittura c'è voluta la Corte Costituzionale per poter dire che non sono le imprese che debbono seggersi i sindacati ma che è un diritto dei lavoratori poterlo affrontare ma da quella sentenza che addirittura la stessa Corte Costituzionale chiedeva al governo e alle forze politiche parlamentari di regolare la materia di fare una legge per garantire questi diritti non è stata assolutamente avanzata ora io penso che qui c'è un tema di fondo e di come si ricompone anche un'unità del mondo del lavoro. E in un qualche modo questo se la, guardo, se la guardo in termini di cambiamento, certo che pone un problema anche di cambiamento per noi, perché non c'è solo un problema vero di unità sindacale su cui dirò qualcosa, ma c'è proprio anche un tema che riguarda come si ricompongono oggi le filiere produttive. In questi anni in Italia sono aumentati i numeri dei contratti nazionali. Cioè, per assurdo, non avendo una legge sulla rappresentanza e non avendo la regola che un contratto per essere valido deve essere, avere una sua, deve essere sottoscritto da soggetti che hanno una rappresentanza e quindi dai una validità generale anche per legge ai contratti nazionali, noi non ce l'abbiamo questa cosa, e questa cosa ha determinato che oggi noi in Italia abbiamo quasi 800 contratti nazionali di lavoro, sono cresciuti. L'altro giorno, il giorno che abbiamo fatto, il 20 di maggio, che abbiamo lanciato questa idea di fare le assemblee in tutti i luoghi di lavoro sulla salute e sulla sicurezza, io ero a Salerno, in un, tra l'altro anche una, da quel punto di vista lì, una bella assemblea all'aperto, in mezzo ai campi, perché ero in un'azienda agricola, tra, tra le serre, le piante, c'erano anche le, con le con cimaglie, era, era bella, nel senso anche... Fisicamente profumata. era anche profumato, era vera, era un'assemblea vera, diciamo così, di quella co con cui fai i conti con quello che succede realmente. Ma la cosa che mi colpiva è che, ad esempio, mi raccontavano che, soprattutto nel mezzogiorno, ma si sta allargando: tanto più dopo la pandemia, tanto più dopo i problemi che le, le imprese hanno avuto e tutto il resto, stanno aumentando il numero di imprese che cambiano i contratti. E guarda caso cambiano, applicano i contratti pirata, quelli che in un qualche modo hanno diritti e condizioni inferiori. E siccome non puoi dire che non sono validi rispetto ad altri, tu ti trovi a doverti contrastare il tipo di contratto che puoi applicare perché qualcuno, l'impresa l'ha deciso e si è individuata anche i sindacati che glielo firmano e se tu non hai la forza per contrastarli te lo devi bere. Adesso la dico banalmente, no? Allora, questa situazione, per questo io dico che questi temi non sono temi solo di natura sindacale. A proposito di una ricostruzione di una cultura del lavoro, anche dal punto di vista della rappresentanza politica, questo è il tema che in un qualche modo deve tornare, io credo, oggetto di una discussione centrale, che riguarda sia la questione, se vogliamo, degli appalti, ma che riguarda anche le questioni vere delle condizioni di lavoro e di sicurezza. Cioè non può esistere una discussione che pur di creare lavoro va bene qualsiasi opportunità di lavoro che crei. Se il lavoro non ha diritti e non ha tutele, non è un lavoro, è uno schiavismo. E da questo punto di vista bisogna che anche il pensiero politico torni ad occuparsi di questo tema e recuperi sostanzialmente questa dimensione. Io credo noi dobbiamo fare questa battaglia in questo modo e certo c'è un problema di riunificazione dei diritti del mondo del lavoro. Questo è fuori dubbio, questo io credo sia il grande obiettivo. È il grande tema con cui noi dobbiamo fare i conti, ed è per questo che la Camera di Lavoro deve affrontarsi. E in questo schema, forse, dell'altra discussione che dobbiamo fare, eh, quello che è cambiato in questi anni è proprio anche l'idea stessa delle categorie, così come noi le abbiamo concepite fino adesso, perché questo, secondo me, è l'altro tema di riflessione. Cioè, se io ci ragiono, noi abbiamo anche tanti contratti. Che nascono da un sistema contrattuale, da un sistema industriale che era così tanti anni fa. Oggi una delle condizioni che, che in un qualche modo noi dovremmo ragionare e ripensare è proprio anche rivedere la organizzazione sia delle categorie sia dei contratti rispetto a quelle che sono le filiere realmente produttive che oggi re, realizzano determinati prodotti e determinati processi. E, dentro, e questo significa... Porre anche un problema di cambiamento. Poi certo c'è la cosa che dici anche tu, se anacronistico o no, eh, avere ancora tre organizzazioni sindacali. Ora è vero un punto, che se le guardo, se guardo eh, le ragioni che hanno prodotto la divisione, la scissione, perché poi eh, nel 1950 questo si è determinato, no? Eh, e naturalmente... Quella divisione avvenne su ragioni di divisioni del mondo e per ragioni politiche in modo molto esplicito. Oggi di quelle, la divisione del mondo in quella forma lì non c'è più e in linea teorica non ci sono più neanche le forze politiche che hanno dato vita alla Costituzione che in un qualche modo si affrontano. Quindi se la guardo dal punto di vista partitico-politico. Io sono anch'io tra quelli che pensano che non esistono più ragioni di appartenenza partitico-politica che impediscono la costruzione di un'unità sindacale. Esistono delle diversità tra le organizzazioni sindacali legate alla cultura, alla pratica sindacale, e allora a maggior ragione io penso che oggi il problema non è solo l'unità d'azione tra le organizzazioni sindacali confederali. Cioè se penso in termini di prospettiva, uno dei temi è proprio come si può costruire un nuovo soggetto sindacale unitario che per essere tale deve essere democratico e cioè deve fondarsi sulla partecipazione, sulle decisioni che democraticamente tutte le persone che vogliono sostenere un sindacato debbono sostenerlo, a prescindere dall'appartenenza politica, tra virgolette, che ogni tuo iscritto, ogni lavoratore può avere. E da questo punto di vista, questo pone però ancora di più un tema di come, di come ci deve essere una tua autonomia dal quadro politico, dai governi e dalle imprese. Perché a quel punto lì l'idea non è che hai un sindacato di governo o d'opposizione. Eh? Non so se è chiaro. È chiaro che a quel punto, a maggior ragione, devi avere un sindacato che fonda la sua ragione d'essere sulla rappresentanza del mondo del lavoro e sulla costruzione di un suo progetto autonomo di società che è costruito assieme alle persone che rappresenti e che quindi si misura alla pari con le forze politiche, con il governo e con le imprese. E questo io credo che sia il punto che abbiamo di fondo. In questo aggiungendo una cosa e la, e la chiudo qui, io vedo anche un tema in più, la dico schematicamente ma per cercare di farmi capire. Noi siamo in una fase di... Io penso di cesura, di cambiamento radicale dopo la pandemia. Ehm, costruire un modello, come si dice adesso, ambientalmente sostenibile, se vogliamo essere onesti tra di noi, questa cosa ci porta a cambiare molto ehm, nella nostra azione e anche nei sistemi di produzione che tu devi mettere in campo. E la tecnologia digitale, dall'altra parte... È un processo che sta cambiando radicalmente anche il modo di lavorare, i contenuti stessi del lavoro, i contenuti del prodotto. E quindi non solo noi non torneremo prima, ma siamo dentro un grandissimo processo di cambiamento. In questo io penso che noi non possiamo, come organizzazione sindacale, pensare che il nostro mestiere è semplicemente chiedere più soldi e meno orario. Vorrei essere chiaro, i soldi sono bassi, ce lo ricordava in modo molto efficace, anzi sono calati i salari in questi anni e il problema di ridurre gli orari di lavoro e di redistribuire i tempi di vita e di lavoro è sicuramente un tema che dobbiamo affrontare, ma mai come adesso si pone un problema che io, se non voglio essere subalterno, debbo essere in grado come lavoratore, come lavoratrice, quindi come organizzazione sindacale, di poter essere coinvolte, di partecipare nella fase di progettazione dei nuovi modelli di organizzazione di nuovi prodotti ed, e questo secondo me è il punto e voglio essere chiaro, non significa io vengo, la mia esperienza è stata fatta in una cooperativa, non è sufficiente essere socio nei consigli di amministrazione per dire che puoi partecipare ai progetti se no ci prendiamo in giro No, quindi per me il punto non è semplicemente dammi un posto in consiglio di amministrazione o distribuissimi un po' di utili a fine mese, io sto proprio pensando che si ripropone in modo nuovo un'idea di libertà nel lavoro in cui le persone che lavorano in quanto tali debbono essere messi nella condizione di poter discutere anche di quello che fanno, di come lo fanno e delle scelte che vengono fatte rispetto al proprio lavoro. Quindi, da un certo punto di vista, questo presuppone che anche le imprese e gli imprenditori accettino un nuovo modo di fare imprese, un nuovo modo di fare l'imprenditore. Non so se è chiaro. Allora, qui c'è un tema di fondo e qui c'è un elemento che riguarda anche... Naturalmente, una battaglia. Quelle cose qui non te le regala nessuno, non so se è chiaro, ma io penso che oggi questo è decisivo proprio perché la vera lotta alla precarietà, almeno a me sembra questa, è la libertà nel lavoro. E la contraddizione che si sta riaprendo è tra il diritto di proprietà e la libertà nel lavoro. E cioè, tra il fatto che qualcuno pensa che, siccome ha pagato la mia prestazione lavorativa, io non debbo essere una persona che utilizza la mia testa anche nelle scelte che tu come impresa stai facendo, lo sviluppo dei prodotti che tu devi realizzare. Non so se è chiaro. Quindi, qui vengono nuovi diritti che in un qualche modo è anche un nuovo sistema di relazioni sindacali. E su questo io penso ci sia bisogno anche di nuove forme di democrazia economica. Ne parlava anche la senatrice. Nuove forme di democrazia economica che cambiano anche il modello di riferimento. Maurizio, a parte il fatto che secondo me Elena Canaglia non è senatrice. Sono l'unico che lo pensa. Secondo me non è senatrice. È una grazie non lo so no. eh, impegnata nel forum di sguaglianze e prima in tutti i pensatori non senatrice. vorrei che si offendesse averla chiamata senatrice grazie assolutamente <ride> Perché è un periodo che uno potrebbe anche offendersi eh, ma quindi no, no, no. no, non è neanche una qualunquista via ok grazie ma eh, prendendoti alla lettera il mio stupore aumenta. Se questa è l'impostazione, eh, uno si immaginerebbe che quando tra due o tre giorni deve uscire un decreto semplificazione il governo eh, CGL e Cisler Hill ne siano informati. No, io eh, quello che mi ha stupito della tua intervista repubblica di oggi non è la tua incazzatura, eh, il fatto che hai definito indecenti l'ipotesi che in quella bozza vi possano essere eh, di nuovo la gara al massimo ribasso d'appalto, eh, i subappalti liberalizzati o l'appalto integrato. Eh, se mai sono curioso poi se mi dici se ti è scappata quella dello sciopero generale o se l'hai pensata veramente e ce la spieghi meglio. Ma mi stupisce che eh, voi non ne sapeste niente. È uscita, adesso mi do un po' di aria del giornale su cui scrivo, ma è uscita sul Fatto Quotidiano ieri per prima, in prima pagina eh, che si torna alla legge Lunardi. Eh, oggi abbiamo visto Salvini che ha fatto un'intervista parallela alla tua in cui dice modello Genova eh, e quindi eh, totale abolizione dell'attuale sistema degli appalti. Ma voi davvero siete stati tenuti all'oscuro? Sì, è la verità. Noi non abbiamo ad ora su questo tema delle semplificazioni avuto alcuna possibilità di confronto. Anzi, per dirle esattamente come è andata, noi abbiamo avuto due incontri con il governo Draghi dopo che lui era stato formalmente eletto, uno il 20 di aprile. Eh, in cui l'oggetto doveva essere la discussione del PNR che stava presentando, e in quella sede, più che presentarci il PNR che stava presentando, ha chiesto noi che idee avevamo e che proposte avevamo. Eh, noi, naturalmente, gliele abbiamo dette, ma non abbiamo avuto la possibilità di un confronto di merito su quello che stavano facendo. Poi abbiamo avuto un altro incontro, frutto di questo, perché noi gli avevamo, gli, gli avevamo comunque chiesto che, siccome il PNR non è solo investimenti, ma il PNR era anche riforme e si è visto anche i cambiamenti che hanno fatto e le discussioni che abbiamo fatto, gli avevamo chiesto di poter entrare nel dettaglio, cioè ci sono sei missioni, ci sono 190 progetti ci sono le riforme, ci sono quelle abilitanti, quelle strutturali, benissimo, abbiamo detto noi vogliamo avere la possibilità, anche una volta che voi l'avete presentato, visto che poi l'Europa ha due mesi di tempo per dire se funziona o no, di entrare nel merito di tutto questo. E quindi abbiamo chiesto di poter discutere missione per missione, con ministro con, per capire tutti i contenuti, di quei progetti e abbiamo avanzato anche una nostra proposta di governance come si dice cioè di qual è il livello di coinvolgimento che secondo noi ci deve essere sia nella cabina di regia sia con i singoli ministri sia come diceva il sindaco prima a livello territoriale visto che 87 miliardi del famoso pacchetto per metterli a terra sono i comuni sono le regioni sono nel territorio che si realizzano okay, Maurizio, arrivo arriva un punto no, voglio sapere. Eh, gare al massimo ribasso, liberalizzazione. No, non liberalizzazione, ce ne hanno ma mai parlato. Ma li hai visti scritti in una bozza? Le bozze che circolano dicono queste cose. Le bozze che circolano, poi non so se sono ufficiali, ma le bozze che circolano dicono queste cose e vanno in modo secco in questa direzione. Dopodiché, il 5 maggio, per completare la mia informazione, ci siamo reincontrati alla presidenza del Consiglio, dove era presente anche il ministro dell'Economia. E lì, a nostra richiesta, dove noi abbiamo parlato di proroga del blocco dei licenziamenti e abbiamo anche chiesto di poter far diventare una regola che prima di fare le riforme o lei decreti legge visto che da qui a fine dicembre ogni mese ce n'è una da fare che ci fosse un coinvolgimento preventivo delle organizzazioni sindacali Gli abbiamo detto la verità detto, non è che noi pretendiamo che il governo concordi con noi tutte le riforme che vuol fare alcune pensiamo di sì ma vogliamo essere messi nella condizione di sapere prima quello che fate, in modo che anche voi sappiate quello che pensiamo noi e verifichiamo di volta in volta se c'è la condizione di realizzarlo. Eh, oggi è il 23 di maggio, era il 5. Noi di ulteriori convocazioni su questi temi non ne abbiamo avuto e quindi è chiaro che abbiamo detto quello che stiamo dicendo, compreso anche le questioni. Noi abbiamo avuto tre argomenti di cui abbiamo discusso e su due abbiamo prodotto degli accordi e su un terzo c'è ancora una trattativa aperta perché il patto che abbiamo fatto sul lavoro pubblico e il patto che abbiamo firmato pochi giorni fa sulla scuola che Adesso non voglio eh, abbiamo le... noi su quei due temi abbiamo avuto la possibilità di confrontarci prima col ministro Brunetta e poi col ministro Bianchi e sulla base di un confronto abbiamo realizzato anche degli accordi che io considero anche molto importanti in questo affare. Sono patti generali ma che danno delle indicazioni precise. Ad esempio il patto sulla scuola apre finalmente dopo tanti anni, tra le tante cose, al fatto che nel decreto ci sono anche quei provvedimenti che stabilizzano tanti lavoratori precari che nella scuola c'erano per far sì che dal primo di settembre, quando si riapre, si riapre e si va in una direzione di un certo tipo oppure che si affronta il problema che bisogna allargare il tempo scuola, che bisogna fare investimenti e via di questo passo. E anche nel pubblico impiego abbiamo detto che c'è bisogno di fare le riforme per rinnovare i contratti. Quindi, quando noi siamo stati coinvolti come organizzazioni sindacali, la nostra parte l'abbiamo fatta e ci siamo assunte le nostre responsabilità. Così come aperto un confronto con. Il ministro Orlando sulla questione della riforma degli ammortizzatori sociali a proposito della precarietà e dei casini che ci sono nel mondo del lavoro per arrivare a un sistema universale e allo stesso tempo abbiamo discusso non trovando ancora una soluzione sul problema del blocco dei licenziamenti perché noi pensiamo che ci debba essere un'ulteriore proroga sul resto noi no, ad oggi non e abbiamo presentato, insisto, anche una proposta proprio su come si affrontava tutta la questione del recovery delle riforme, indicando, sono tre pagine di proposte come, siccome questa cosa non avviene e quello che sta venendo avanti eh, è quella di una logica vecchia, eh, io la dico in modo molto secco: e cioè, non è accettabile a proposito di pandemia. Se voi vi ricordate, e a me la cosa che mi colpisce di più, un anno fa. Quando era aprile, marzo, che abbiamo fatto gli accordi sulla sicurezza, che eravamo alle prime prese con la pandemia, non solo tutti avevano riconosciuto il valore della sanità pubblica e stavano riconoscendo il valore della sanità pubblica, ma in quella fase lì tutti riconoscevano il valore decisivo che il lavoro aveva dato. Perché senza il lavoro cosiddetto essenziale di chi andava a raccogliere le immondizie non, non, questo paese non sarebbe venuto fuori dalla pandemia. E tutti a riconoscere che c'era troppo. Bene, a distanza di un anno, quando adesso ci sono anche i soldi da redistribuire, torniamo al fatto che allora il lavoro deve essere precario, che i soldi si danno alle imprese a pioggia e che addirittura si può liberalizzare tutto perché è il mercato da solo che risolve i problemi. Questa è una presa per il culo. Scusatemi il francesismo, non so se è chiaro come concetto. Una cosa così una cosa così non sta in piedi, non è per noi accettabile. E su questo punto il fatto di dire siamo pronti anche a mettere in campo delle iniziative, perché ne stiamo discutendo, tra l'altro ci sono due categorie, gli edili e il commercio, che più di altri sono direttamente coinvolti negli appalti, ma in realtà oggi gli appalti coinvolgono tutti, che hanno già dichiarato unitariamente che se così loro sono pronti nella loro categoria a proclamare lo sciopero generale. Noi domani pomeriggio alle due abbiamo una riunione CGL e Cesui con le categorie che avevamo già programmato da tempo proprio per ragionare e discutere su come affrontiamo questa situazione e io ho, ho semplicemente detto la verità questo è il quadro noi non escludiamo nulla è un sindacato nel non escludere nulla non è che dice che domattina farà lo sciopero dice che se non ci sono risposte metterà in campo tutte le iniziative che sono necessarie ma le decideremo insieme a Cesui non sono io da solo che proclamo lo sciopero generale e naturalmente però questo è il tema in più Vorrei anche chiarire il punto che sì, riguarda sono, il blocco sì, dei licenziamenti. Eh, so, sono indiscreto se ti chiedo se prima, di, se prima di venire qui non ti è arrivata una telefonata del governo dopo. Ancora no. Ancora no. Ancora non mi è arrivato il telefono, ce l'ho acceso, ma non è ancora arrivata nessuna chiamata. Eh, vedremo sostanzialmente quello che succede, ma lo dico perché c'è anche una questione per noi non secondaria che riguarda la questione del blocco sui licenziamenti. E noi certamente c'è un passo in avanti. Eh, tra l'altro, ho visto che oggi c'è addirittura l'incazzatura della Confindustria anche su questo passo avanti che noi consideriamo poco positivo, no? con tanto di intervista, addirittura si sentono traditi. Eh, noi banalmente stiamo dicendo una cosa molto normale e cioè che troveremmo utile vaccinare i lavoratori in questa fase e le lavoratrici, non licenziarle, e che sarebbe utile, visto che non siamo fuori dalla situazione, che fino al 31 di ottobre, così come per i servizi e per il commercio, per tutti i lavoratori si dica che c'è il blocco e nel frattempo si discute per fare la riforma degli ammortizzatori sociali e per affrontarla. Aggiungo che siccome... Scusa che ti interrompo anche qua, ma questa benedetta riforma degli ammortizzatori sociali eh, il ministro Orlando aveva detto che eh, mi pare a fine marzo sarebbe stata presentata un'ipotesi e eh, eh, resta una questione decisiva per la vita di tantissime persone su cui eh, alleggia il più fitto mistero. Quando eh, diavolo si capirà qual è questa ipotesi, chi sta frenando? Eh, c'è stata una polemica sotterranea sulla questione del salario minimo che non è eh, stato presentato eh, non so nemmeno se sia verosimile un salario minimo europeo eh, ma tutto viene rinviato alla riforma degli ammortizzatori sociali eh, e nessuno sa quale ne sarà il criterio ispiratore ma a me pare che sia molto chiaro da un certo punto di vista chi sta frenando cioè chi pensa che la che le riorganizzazioni in realtà si fanno attraverso i licenziamenti perché non giri questo è il punto di fondo cioè il punto di fondo è se tu fai una riforma per cui Tutta una serie di strumentazioni diventano la cosiddetta cassetta degli attrezzi che affronti anche per riorganizzare il sistema delle imprese senza arrivare ai licenziamenti di massa, oppure no, questo è il tempo. E se nel momento che hai a che fare, che vuol dire i contratti di solidarietà, che vuol dire la cassa integrazione, e da un certo punto di vista, vuol dire il contratto di espansione, cioè favorire anche chi è vicino alla pensione in serie giovani, e se introduci il fatto che la formazione Diventa uno strumento decisivo per gestire sostanzialmente anche questi processi. Quindi, come un elemento strutturale, non che avviene solo quando sei in crisi, ma che affronta anche sostanzialmente e, e allo stesso tempo che tipo di politiche attive del lavoro in un qualche modo fai. Dietro alla posizione oggi di Confindustria, che dice: no, per riorganizzare bisogna licenziare e che vuol distinguere in modo molto secco tra il fatto che un'impresa che, un possa tranquillamente decidere che non se ne fa nulla degli ammortizzatori sociali e che quindi licenzia. Vogliamo dircela tutta? Nelle proposte che Confindustria sta facendo eh, siamo al massimo, Da un certo quando si parla di business siamo al massimo, perché la proposta che Confindustria fa è io de devo poter decidere se considero che la mia azienda possa utilizzare gli ammortizzatori sociali o se invece devo licenziare dopodiché e in questo modo vuol dire che non fai anche se potessi fare non fai né cassa ordinaria né cassa straordinaria né contratti di solidarietà non fai nulla di tutto questo e licenzi a quel punto cosa stanno proponendo di fare delle società quindi di allargare il campo come si dice di mercato per cui faccio nascere diventa un business anche ricollocare i lavoratori non so se è chiaro quindi gli stessi che licenziano pensano di fare delle società da cui fare soldi, perché a quel punto lì ricollocano anche i lavoratori. Dal loro punto di vista, è l'economia circolare, no? come si direbbe adesso. Cioè ci, si completa il ciclo. Ma capite che cosa vuol dire sul piano, sul piano dei costi sociali e sul piano delle fratture sociali che si termino? Noi stiamo, abbiamo un'idea leggermente diversa. Uno che bisogna. Avere un sistema universale che vuol dire dare le tutele anche a quelli che non ce le hanno. Ad esempio, dentro il decreto, avere, cominciare ad allargare le tutele anche ai lavoratori dello spettacolo, anche a tante forme di lavoro intermittente e precario. Noi siamo d'accordo, lo stiamo chiedendo. Noi vogliamo arrivare a un sistema universale, cioè vogliamo che i diritti siano in capo alla persona che lavora, a prescindere dal rapporto di lavoro che ha, se vogliamo impedire la competizione che c'è. E dopodiché, bisogna anche trovare il modo di chi lo paghi. Quindi, tutti debbono contribuire, imprese e lavoratori, a questo. Sistema, ma questo vuol dire avere un'idea di un certo tipo. Per cui io dico anche alcune proposte che Orlando ha fatto, l'incentivazione dei contratti solidarietà, l'incentivazione dei contratti espansione. Noi siamo d'accordo, ne vogliamo ancora di più. O l'idea che un'azienda, se utilizza la cassa ordinaria, non paghi i contributi e quindi non licenzia. Io non sono mica contrario, ma io voglio, allora facciamolo diventare una norma strutturale, certa. Non che io posso scegliere se lo faccio o non lo faccio, non so se è chiaro. Perché se diventa quell'elemento lì, è chiaro cosa sta succedendo. E noi lo stiamo dicendo che da qui al 2021, visto che non siamo fuori dalla crisi, purtroppo, non siamo fuori ancora dalla pandemia, non giriamoci attorno. Io so perfettamente, penso anche alle cose che diceva il sindaco qui, in questa pandemia non è che tutti stanno male, ci sono anche imprese che hanno più lavoro di prima e stanno facendo anche assunzioni. Per fortuna dico io, eh. non, è, non è che siamo in un quadro e non è uguale tutto il paese, non è uguale tutti i settori. Sono il primo io a saperlo. Ma da un certo punto di vista, questo non può portare al fatto che allora io liberalizzo in senso generale, cioè torno alla situazione di prima. Questo è il tema. E su queste questioni, noi questi temi, come le sto dicendo qui, li abbiamo detti direttamente sia il professor Draghi, sia gli altri del governo negli incontri che abbiamo avuto. Qual è stato tutte le volte che abbiamo posto questi problemi? La cosa divertente è stata che non ci ha mai detto di no nei denti, non ci ha mai detto no, non siamo d'accordo. Han ci hanno sempre detto che è un problema complesso, il governo nel suo insieme deve discutere. Se io aspetto che il governo nel suo insieme, come ha fatto quel governo qui, abbia un'unica proposta, io faccio una certa fatica. Non so se è chiaro. Quindi quello che noi gli abbiamo detto, senza forzature particolari, è: badate che noi vogliamo delle risposte. E se non ci sono, decideremo quello che riteniamo opportuno. Per questo io penso. Che c'è questa esigenza da mettere in campo e non a caso noi la prossima settimana, oltre all'incontro che abbiamo lunedì pomeriggio in unitario, questa era la, la settimana prossima, era già la settimana che noi avevamo lanciato come una settimana di mobilitazione proprio sui problemi della salute e della sicurezza, che hanno un rapporto con gli appalti: non è che non ce l'hanno, e anche con. Il blocco dei licenziamenti. E tra le altre cose, oltre a invitare nei territori a fare iniziative, il 28 venerdì avremo anche una giornata di presidio sostanzialmente del Parlamento, perché vogliamo portare lì le crisi, vogliamo ridare voce sostanzialmente al mondo del lavoro. Io mi auguro che il governo capisca e riapra un confronto immediato con noi per non fare quelle sesti. Il mio problema non è fare lo sciopero generale, vorrei che fosse chiaro. Il mio problema in questa fase è portare a casa dei risultati utili per le persone che rappresento, il mondo del lavoro e per il paese, perché sono convinto che le due cose stanno assieme. Se non dovessimo essere ascoltati e qualcuno pensa che può fare quello che gli pare, bene, io penso che noi dobbiamo fino in fondo fare il nostro mestiere guardando alla sostanza dei temi, perché così facendo, questo io penso, ehm, noi stiamo svolgendo una funzione importantissima e consentimi questa battuta anche con un racconto personale. Ho letto anch'io l'intervista di Salvini mentre venivo qui e ho visto che lui dice che invece per il superamento del codice degli appalti e per la realizzazione degli appalti, io ho avuto un'occasione, vi racconto questa. Di incontrare il ministro Salvini quando era ancora ministro. Eh, vi ricordate in quel periodo d'estate che poi ha determinato, in cui tutti convocavano tutti e che a un certo punto anche lui ministro degli interni? Io ci sono andato. Eravamo in più di 30 associazioni e eh, dopo che ha fatto parlare i suoi uomini per un'ora e mezza, ognuno di noi aveva tre minuti di tempo per rispondere a quello che lui aveva detto. E siccome uno dei temi già allora era la questione degli appalti, io sono proprio intervenuto. Io, io mi ricordo che ti avevi scritto che avevi fatto una cazzata darci. <ride> sì, e invece ma sì. mai il ministro dell'interno ha e detto invece no, 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 ma vedi, vedi, c'è una diversità. Io invece, io invece, pensato, io invece ho pensato che dovevo andarci ho pensato che dovevo andare lì e dirgli quello che pensavo poi son, non ci sono andato quando lui ha riconvocato un altro incontro allora dopo non ci sono andato ma il primo incontro io dovevo andarci e dire quello che pensavo perché in questi casi non voglio lasciare nulla d'intentato non so come dire e è bene che ognuno svolga la sua funzione fino in fondo quello che vorrei dire a proposito di appalti c'è cioè un elemento che io, io intervenni proprio per dire che stava sbagliando e lui mi interruppe Salvini. Per dirmi che lui invece era per liberalizzare tutti gli appalti, e io gli dissi: vede, ministro, lei pensa questa cosa perché lei in un cantiere non ci ha mai lavorato, lei non sa di che cosa sta parlando. E siccome lei dovrebbe invece mettersi nei panni di quelli che ci lavorano e che il subappalto lo vivono o la logica, e, vedrebbe, e vedrà potrebbe anche fargli bene perché così cambia anche idea quindi se andasse anche un po' a lavorare in un cantiere potrebbe anche fargli bene ma questo diciamo così è un consiglio che non ha ascoltato uso questo cioè non l'ha seguito ma lo dico perché questa questione secondo me è importante è decisiva oggi rispetto anche a come ricostruisco e lo ricordava vogliamo dircela tutta il più grande processo contro l'andrangheta non l'han fatto Reggio Calabria l'han fatto Reggio Emilia e uno dei problemi del nostro Paese è proprio il fatto che abbiamo pezzi interi dell'economia reale che sono in mano alla malavita organizzata. E con più di 300 miliardi che nei prossimi sei anni verranno spesi, è chiaro che se non stai attento, tu in realtà non fai altro che ridare fiato a questa situazione. Allora qui c'è un altro punto politico decisivo che deve essere affrontato di qualità. Quindi noi non stiamo facendo una battaglia per noi o per i lavoratori. Io penso che noi stiamo facendo una battaglia per l'Italia e penso che se non la fai così è l'Italia che fa una brutta figura con l'Europa, non semplicemente qualcuno di noi. Quindi è proprio nel nome dell'interesse generale che noi stiamo svolgendo questa battaglia. C'è un'ultima questione ma decisiva, eh, sulla quale forse la Sfinge Draghi, eh, come dire, eh, si è lasciato scappare qualcosa che gli veniva fuori spontaneo dal cuore nel dialogo polemica con Enricoletta. Io non, ho visto che non vuoi entrare nel merito della questione specifica della proposta della eh, tassazione eh, per i grandi patrimoni in favore eh, dei giovani a basso reddito. Potrei aggiungere a proposito del eh, tema che accennavi prima, delle imprese che legittimamente hanno avuto alti profitti nel periodo della pandemia, che non sono solo le farmaceutiche, ma la logistica, la grande distribuzione e quant'altro. C'è stata una meravigliosa... Battuta scappata a un rappresentante della Federazione Nazionale dei Farmacisti che è stato molto redarguito per questo perché in una loro assemblea ha detto noi dobbiamo ringraziare Santo Covid per dire. No? Allora c'è cioè, un tuo collega, il nuovo segretario della WILL, ha proposto eh, che ci sia una forma di tassazione dei sovrapprofitti eh, eh, che venga messo eh, a disposizione invece delle. Eh, imprese in difficoltà o dei lavoratori in difficoltà, ma tutte queste cose, tutti questi episodi, alludono alla necessità di una redistribuzione utilizzando anche la leva della riforma del fisco che è obbligatoria e che va presentata entro fine luglio, dico bene. O inizio luglio, non mi ricordo neanche. Fine luglio, ok. Quindi diciamo è all'ordine del giorno. La Sfinge, che in proposito non aveva detto mezza parola, rispondendo a Letta eh, è stato molto chiaro. Eh, ha detto che non era d'accordo con quella proposta perché questo è il momento di dare, non di prendere. La cosa mi ha fatto un po' già ieri, mi è scappato un tweet dicendo che in effetti lui Draghi ai ricchi ha sempre solo dato e mai preso però però diciamo questo siamo a livello delle battute eh, ma c'è eh, qui eh, un tema che si affaccia che potrebbe essere altrettanto diciamo divisivo mh, di quello che abbiamo trattato prima sulle semplificazioni. Eh sì, la questione fiscale è un tema centrale e tra l'altro su questo punto noi insieme a Cisle Will abbiamo presentato una piattaforma di eh, riforma del sistema fiscale che vuole affrontare la riforma nel suo insieme, eh, che vuol dire allargare anche la base imponibile su cui tu agissi per l'IRPE, forse rivedere gli scaglioni, che vuol dire ripensare complessivamente dalla tassazione territoriale alle vicende dell'IVA. E naturalmente vuol dire nella nostra testa andare verso una riduzione della tassazione sul lavoro dipendente e sui pensionati per aumentare anche i loro salari. E dall'altra parte c'è bisogno di fare una lotta all'evasione fiscale che non ha commenti da fare, mi sembra che sia sotto gli occhi di tutti. 120 miliardi di evasione fiscale che ormai sono strutturali senza contare i costi che abbiamo sulla corruzione, mi sembra... Che sia venuto il tempo e avresti tutti gli strumenti anche digitali tecnologici di incrocio delle banche dati cioè se le vuoi fare non hai più vincoli diciamo così tecnici o tecnici. è un fatto politico non è un fatto di altra natura e dentro a questo eh, io ho voluto evitare in questi giorni di entrare in quella polemica lì eh, non perché io sia contrario a intervenire sulle successioni. Del resto, la nostra organizzazione da tempo, ha proposte che affrontano anche questa questione, ed è assolutamente vero quello che viene detto da tanti, che se vai a vedere negli altri paesi europei per non girarci molto attorno, hanno situazioni molto diverse dalle nostre. Quindi, in linea teorica, siccome tanti richiamano l'Europa, sarebbe sufficiente. Io penso che qui ci sia un tema più complessivo che riguarda sia quello che fa in Italia sia quello che fa in Europa. Perché il problema della tassazione oggi tu te l'hai non solo italiano, ce l'hai a livello europeo. Se tu ci pensi, tutta la questione che riguarda le delocalizzazioni, eh, da dove nascono, se non dal fatto che in Europa un sistema fiscale unico non ce l'hai e addirittura hai forme, tra virgolette, di paradisi fiscali in Europa, non è un caso se i grandi gruppi, non solo multinazionali, ma anche molti dei nostri, le sedi legali ce le hanno in altri paesi dove pagano meno tasse. E da un certo punto di vista, allora il punto che io vedo... Eh, anche questo un problema, come concetto non ho nulla neanche in contrario lo ricordava prima la professoressa eh, che il forum delle diseguaglianze tra le tante proposte che ha messo a punto c'era anche una proposta simile un po' diversa ma che affrontava anche questo problema di dare una dota ai giovani banalmente io vedo un punto qui forse sarà non so se è troppo il mio eh, insomma l'attività sindacale ma io la prima dote che vedo da dare a un giovane, oltre che non ho contrarietà anche a un investimento di in questa natura, però in questo momento la prima dote che tu devi dare a un giovane è la possibilità e la certezza di avere un lavoro con diritti. Perché il tema su cui noi non stiamo, noi, che noi non stiamo affrontando, e secondo me è il male che c'è in questo paese, è la precarietà nel lavoro che si è determinata. E quindi il punto che noi non possiamo accettare è il fatto che non si può essere poveri lavorando. Quando c'è una cosa così, vuol dire che c'è un sistema che non funziona uno attraverso il lavoro deve poter vivere dignitosamente, punto. Ed è questa la battaglia che deve essere fatta. E dentro questo schema penso anche, io capisco anche l'oggettività della proposta, non è che sono contrario concettualmente, ma o io la colloco dentro una discussione davvero che non è solo di riforma fiscale ma che rimette al centro anche un ragionamento di redefinizione, di centralità del lavoro e io assumo questo elemento come elemento di rappresentanza o se no rischia di essere semplicemente una discussione che vale quello che dici tu come vale quello che dice qualcun altro che al limite sulla stessa proposta mette una virgola non so se è chiaro però qui c'è una questione Maurizio il dare necessario certo, nel dopo pandemia sono... nel recovery plan eccetera il dare ad essere tutto a debito o deve essere anche redistribuzione della ricchezza deve essere usando la leva fiscale deve essere anche assolutamente redistribuzione ma guarda anzi ti dico di più perché sostengo che deve essere anche distribuzione che quindi la questione fiscale è un punto eh, fondamentale. Io non ho nessun problema a dire che la tassazione deve essere una tassazione non solo sul reddito. La tassazione deve essere anche una tassazione sulla rendita e anche sul patrimonio, non solo sul patrimonio. Voglio essere chiaro, la nostra Costituzione parla di capacità contributiva di ogni persona, non parla di capacità di reddito, parla di capacità contributiva. E quindi è chiaro che dal mio punto di vista non ho nessuna contrarietà, anzi sono per farla quella discussione qui. Ma qui, lo dico in modo che bisogna reintrodurre anche un altro concetto, che purtroppo è passato eh, nel nostro Paese. La ricchezza, chi la produce in un Paese? Se noi non torniamo all'origine del problema, che è ancora così, che la ricchezza la produce chi lavora, ed è per questo che deve essere redistribuita a partire da quelli che lavorano. Noi siamo di fronte al fatto che è stato cancellato il lavoro, perché siamo diventati tutti consumatori. Capite che quando si si rompe questa cosa e cioè che attraverso l'idea che siamo tutti consumatori non esiste più chi lavora e non esiste più chi produce la ricchezza, che allora si sviluppa un modello sociale in cui tu favorisci la rendita, la finanza e addirittura un sistema che Diciamo così, mangia anche la ricchezza che viene prodotta dal lavoro perché la redistribuisci in un altro modo? Allora, io credo che qui ci sia un punto, insisto, culturale se vuoi, ma anche politico, da cui in un qualche modo devi ripartire. E in questo senso, se la vogliamo, quando si parla di sinistro, di rappresentanza del lavoro, è da lì che bisogna ripartire. Allora, questa stessa cosa deve valere su un punto che è la redistribuzione della ricchezza, su un punto, ma deve valere anche su come io ridò. Valore significato al lavoro in senso generale, ai suoi diritti e alle sue tutele, e cioè la questo nuovo modello sociale, questo nuovo paese che noi vogliamo far venire fuori dal recovery. Affronta anche questi temi e lo dico perché se la ragiono, c'è un altro aspetto di silenzio. Anzi, c'è il rischio che si torni indietro. C'è bisogno di un nuovo intervento pubblico nell'economia e c'è bisogno di un ruolo dello Stato nell'economia diverso da quello che c'è stato adesso. E ti, ti faccio degli esempi molto concreti. Se io non metto assieme oltre agli investimenti anche un'idea di politica industriale, non ne vengo fuori. Adesso hanno messo i soldi, faccio, vi faccio tre esempi per farmi capire. Ci sono i soldi per rinnovare il parco degli autobus, no? Perché sono vecchi, inquinano e ci vogliono autobus elettrici, addirittura si parla di treni ad idrogeno. Molto banalmente, chi li produce questi treni? E questi autobus, dove li compriamo? Dai cinesi? Li compriamo all'estero o siamo in grado che se hai per i prossimi anni, perché stiamo parlando di 5.000 autobus, di tanti treni, cioè stiamo discutendo di lavoro, costruiamo delle filiere produttive in cui quelle produzioni qui vuol dire creare lavoro nel nostro paese, si sta parlando delle energie rinnovabili e di uscire dal, dalle fonti fossili. Anche questa non è una discussione semplice o facile, se vogliamo dircela in italiano, per il problema che riguarda anche i lavoratori che in realtà stanno facendo produzioni fossili, no? Ma se facciamo questa cosa il sistema di nuove energie rinnovabili che mette in campo, offshore, non offshore, chi li produce? Facciamo come abbiamo fatto negli anni passati, che abbiamo incentivato le energie rinnovabili, i pannelli fotovoltaici li facevano in Cina, abbiamo fatto lavorare i cinesi, o si pone il problema di costruire una filiera produttiva che è capace di affrontare questa situazione anche qui. La stessa cosa riguarda se discutiamo dei medicinali, se discutiamo di come affronti questa cosa e delle scelte che in un qualche modo puoi fare, o, o vogliamo... Lo dico, potrei proseguire con altri esempi. O se pensiamo, o se pensiamo a tutto il settore della mobilità e dell'auto, dello sviluppo dell'auto, le auto elettriche, adesso vedo che si fa dove le facciamo? Le, le, la nuova componentistica dove la realizzi, dove la fai, la, le batterie le fai anche in Italia fai... e tutto questo noi pensiamo che possa venire lasciando fare semplicemente al mercato o c'è bisogno di un ruolo del governo che indirizzi e che svolga anche una funzione di politica industriale in questa direzione. Oggi questa discussione rischia di non esserci oppure di favorirla. Prova a pensare alla rete unica a proposito del fatto che non in tutto il paese... Benissimo, originariamente, questo va riconosciuto, il governo precedente stava pensando che costituire la rete unica voleva poter favorire anche costruire un campione nazionale di imprese che affrontasse questa cosa. Oggi anche lì siamo al libero mercato e da quello che leggo al fatto che il ministro dice che tutto deve andare a gara. Sapete cosa succede? Quello che sta succedendo adesso. Il paese è diviso in tre aree, no? le chiamano grigie, bianche, verde e nera dove pensate che se tu lasci a fare al mercato tu pensi che vanno là dove nei posti dove c'è poca roba? E come quando, se ci pensate, se avessero ragionato così quando nacque il telefono, chi ce lo portava il telefono in montagna, nella casa dove c'era uno e basta? Nessuno. Non so se è chiaro come concetto. E oggi sei di fronte al fatto che mentre il paese non è connesso dappertutto, tu hai alcuni comuni o hai alcune zone del paese che addirittura non hanno una rete, ne hanno due, perché ci sono state due società che sono andate a mettere nello stesso posto perché al limite c'è più domanda, e ha altre zone del paese che non sanno neanche che cos'è la connessione. Allora lo dico banalmente, perché questo è l'altro tema che viene fuori. Quindi una logica puramente di mercato e liberista, secondo me, è quella che non ci serve adesso. Perché altrimenti tu investi senza costruire un nuovo sistema industriale? Badate che lo dico non solo perché la mia esperienza sindacale è più industriale, ma perché penso che senza un sistema industriale nuovo eh, non vai da nessuna parte. Pensa anche a tutta la questione che riguarda un nuovo sistema siderurgico, un nuovo sistema, e, e pensiamo anche ai cambiamenti che oggi ci sono sul piano anche digitale dei prodotti, di come sta cambiando tutta questa situazione. Ora, questo è l'altro tema di cui io sento un silenzio della politica, non sento una grande discussione. Sento, e quindi vorrei evitare, questa è la cosa, vorrei che si evitasse che la discussione politica diventi se apro dalle 22 o alle 23 o alle 24, che no, no, io una discussione che non ho mai capito, sarà perché al limite quando se non lavoro vado a letto abbastanza presto perché ci sono, quindi non ho questo problema che altri possono avere, no? ma è un mio limite personale, no? ma aves, a voi sembra normale che l'oggetto delle discussioni di queste settimane è stato a che ora, a che ora riapriamo? quando nel frattempo stai no, no, e non discuti di che cosa farai quando hai riaperto no perché non vorrei che tutti riapriamo riapriamo per scoprire che si è messi meglio di prima no? Eh, non è che sarebbe un, un grande vantaggio ecco ora questo tema è il tema aperto e da un punto di vista sindacale questo secondo me è il confronto da fare anche con il, con il governo e credo che ci sia bisogno però che anche nel quadro politico vista l'eterogeneità di questa grande maggioranza eh, cominciassero pure loro a guardare anche con un disegno più ampio. Io sento l'esigenza oggi che il confronto e la discussione politica non avvenga solo su singole questioni di bandiera, ma riapra una discussione sui fondamentali e sui progetti di cambiamento di questo Paese, in cui io dico per me al centro ci deve tornare il lavoro e al centro ci devono tornare le persone. Questo è quello secondo me di cui abbiamo bisogno. Grazie Maurizio Landini. Credo che qui a Modena ci sia adesso un certo interesse per il gran premio del pomeriggio. C'è chi andrà a festeggiare uno scudetto. Ma intanto buon compleanno alla Camera del Lavoro e lunga vita dopo i primi 120 anni. Grazie. Grazie a Maurizio, grazie a Gad Lerner, alla professoressa Granaglia, al sindaco di Modena, e un grazie a tutti voi, sia in presenza che in collegamento, e buon compleanno CGL.